Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti alla live delle 21.30 qui sul nostro canalino, canaletto. Oggi è un evento speciale, un evento specialissimo, però lo lasciamo introdurre a Fra, ti lascio la parola. Ho comprato una roba, non dovevo farlo però ho comprato una roba e adesso voglio fare l'unboxing live perché sì, perché secondo me... Ci sono in live. Come è interessante da vedere in live sta cosa. Aspetta, ho sbagliato il layout. Una cosa dovevo una cosa dovevo fare e l'ho sbagliata, incredibile. Ok, fatto. Corretto al volo, ecco. Prima mi fa: no, non ti strimmo lo schermo perché sennò sminchio tutto il layout. No, che poi il problema è che... No, si chiama che... Non ci ho ripensato che sono entrato anch'io in webcam. Si chiama legge di Murphy. Se devo una cosa deve andare male, va male, punto. Giusto? Deve andare va. Prego, ci esplichi. Allora, io ho comprato delle scatole di un nuovo gioco. Chi ci conosce ormai sa che sono grande fan di Warhammer. Ho comprato... Che botta. Questo. Questo qua ho comprato Conquest. Il cubo. Ah, questo qui è un gioco. Chi è quest'uomo? Come ti permetti? È il leader supremo. Ha fatto face reveal stasera. Ma che face reveal? C'ero già dai tempi di... l'ha vista la faccia di... In Magic Tarocco. Cioè. E, sostanzialmente, che... Ah, poi, ci sono anche queste. Si vede la sigla. Ci sono. Ok. Allora, che cos'è questo affare? Questo affare è... Lo spixel. Poverino. Ma che cazzo... Ah! Ecco. Ah. Giustamente. Trovo giustamente. L'accetto in mano. Questo gioco qui è un gioco creato da degli game designer... Loro si definiscono un gruppo di gente che gioca, scolpisce miniature e crea giochi da tavolo. Io li chiamerò game designer perché sì. Game designer, ok. C'è scritto... Allora, no, game. Ah, game! Ah, è stata la battuta. Game designer. Che battuta, scusa? Niente. Lasciate fa, problema mio, amici. Bene. Un gruppo di game designer... Ciprioti, scritto che il loro quartier generale è a Cipro. Ok.
quartier generale, sì. È a Cipro e che... negli USA. Con l'overlay sopra, qualche intervistatore di me. Come con l'overlay sopra? Il gioco, allora, loro hanno creato il gioco, il regolamento e il game designing. Sì. È stato fatto da River Horse Studios. Ok. Beh, allora, io apro la scatola. Queste erano informazioni generali relative al prodotto. Si trova tutto sul sito di River Horse Studios e di... E poi è quello di Fellazio Conquest, The Rebellion of the Archers, no? Di cosa, scusa? Non ho capito la prima parola. Io ho capito Fellazio. Non sono... Però non vado sicuro con ciò che sento. Showbird, non importa. No, sono sbagliato. Allora, il gruppo di designers che ha fatto Conquest si chiama Parabellum War Games. Come il proiettile. Sì, come Civis Pacem Parabellum, più che altro, suppongo. Allora, apriamo la scatola, poi faccio un paio di considerazioni. Allora, prima di tutto, ho fatto una cappellata grossa. Grossa è il termine chiave, perché uno di noi l'ha già visto. Io contavo di poter usare questi modelli come supplemento, diciamo così, a fanculo a quelli. Dove sono finite le carte? Sono scappate le carte. Vedi, già. Vabbè, poi le ritrovo dopo. Volevo usarli come aggiunta ai modelli GV, perché questi qui sono molto bellini. Il problema è che adesso vi faccio vedere una cosa. Allora, questo qui, ok, questo affare qua è un paio, sì, di gambe, ok? Sono un paio di gambe di un soldato umano normale. Se adesso chiappo un soldatino umano normale di Warhammer Fantasy, si vede che è alto praticamente quanto le gambe. Ok, sì. Perché Games Workshop usa una scala 1 a 28, questi animali qua usano una scala 1 a 38. Ok? Poi, allora, il dentro della scatola che adesso metto qua, però io devo... Un upgrade dell'immagine incredibile. Perché ho acceso la luce. Ah, ok. Io devo ritrovare le carte che mi sono cascate, però. Non si trovarono più. Hanno toccato il... Scusate, ma una cosa. Eh? Ci sarebbe Mipstube in attesa. Lo faccio entrare o aspettiamo a fine unboxing? Ma nel senso, è un bravo ragazzo, se ne sta zitto quando deve. Perché trovo il layout, però vai. Dentro. Gli dico di entrare in Sabotage e ci sposto anche noi. E sistemiamo il layout. Vabbè, a sto punto, scusa, aspettiamo che finire l'unboxing, no? Ah, ok. Poi lo facciamo entrare dopo, no? Vai. Tanto per ora dovrebbe solo stare zitto e rompersi i coglioni. Tanto vale farlo entrare direttamente dopo, allora. Fra? Cosa succede? Fra? Questo qua, eccolo. Ah, ribaltone. Magia. Una sega. Questo qua ribaltone. È l'interno della scatola. C'è. Okay. Questo qua è l'interno della scatola. C'è il manuale. Ok? Che faccio vedere. Non è troppo spesso, però, insomma, non è neanche sottilissimo rispetto a quello di un Age of Sigmar. Poi ci sono dei dadi. Un po' di dado scrauso, però. Va bene? E poi ci sono le carte. Non si vede la sigla. Delle unità che servono per usarle. Con sotto ci stanno le caratteristiche, il tipo e la classe. Queste qui sono le sprue, sono le griglie. Ok? Ci sono quelle dei fanti. Quelle dei cavalli. C'è un close up sul cavallo. Non è grosso che bellino. Cavallo. Non è grosso cavallo. È gigantesco sto cavallo. È lungo quanto il mio dito. È lungo. È un po' grosso. Queste qui sono quelle dei cavalieri, poi ci sono altri fanti, una marea di fanti. Queste qui invece sono quelle dell'altra fazione.
Insomma, ma che cazzo sono quelli? Sono le ruote del carro? Questi qui sono segnalini obiettivo. Ah, minchia. Quanto sono sexy. Sono segnalini obiettivo sexy. Se adesso io rimuovo tutto. Altra, altri pezzi. È lunga la faccenda qua. Vedete, è 80% plastica e 10% cartone di imballaggio. Più o meno. Qua sotto ci stanno le miriadi. Movimento sensuale. Di basette. C'è una cosa molto interessante riguardo a queste basette, ovvero che i modelli presi singolarmente hanno delle basette tonde. Tipo loro. Ma visto che il gioco funziona con un warfare reggimentale, le basette tonde si ficcano dentro queste qui, che sono basette appunto reggimentali, in cui vanno quattro modelli di fanteria. Poi ci sono queste qui, sono quelle della roba grossa, e giustamente anche loro devono finire dentro le basette quadrate. Piano, piano. Che figo, soddisfazione. Sì. Poi si ficca dentro, sostanzialmente funziona così. E niente, qua sotto non c'è altro. Adesso devo fare la complicata operazione di rimettere dentro il tutto. Allora, una cosa intanto c'è da dire. La qualità della plastica, devo dire che mi aspettavo sicuramente qualcosa di leggermente inferiore rispetto ai modelli GV, perché intanto questo qui, il gioco è stato fatto nel 2017, il manuale, adesso non posso farlo vedere perché tanto non si legge, però c'è scritto sopra che il manuale è l'1.0 ed è stato pubblicato nel 2017, sostanzialmente, quindi il gioco è parecchio recente, Warhammer Fantasy e tutti gli altri derivati sono in giro dall'83, quindi insomma... Games Workshop ha avuto ben più tempo per raffinare le tecniche di produzione rispetto a questa gente. Ciao Jack, però... grazie per l'host, grazie mille. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Questa bella Jack. Saluto. Abbastanza, cioè, è leggerina. Sostanzialmente è molto leggerina, molto flessibile. Infatti posso comodamente. Ma hai già provato a colorare qualcosa? No, però. Anche solo un pezzo di plastica. No, dopo, se mai ci provo un attimo, tanto c'ho i colori lassù che mi guardano male. Però sembra la plastica dei vecchi modelli del fantasy. Ah, quelli vecchi, tipo loro, qui, poi sì, quelli fatti bene, quelli belli. Beh, insomma, diciamo che quelli nuovi The Age of Sigmar e gli ultimi non l'ho ancora visti. Quelli sono un po' meglio. A livello di plastica è più tosta, sono molto più dettagliati. E, c'è da dire che questi qui, a livello di dettaglio, adesso poi lo faccio vedere meglio con gli altri, qui vede un po' male. Questi qui sono veramente tanto dettagliati. Hanno dei dettagli ottimi. Perché sono grossi anche. Veramente ottimi. Lo possono permettere. Sono grossi. Per essere grossi, aspetta che intanto rimetto questo al suo posto. Dissolvenza incredibile. Dissolvenza, non ho saputo perché sennò la gente vomita. Non per qualcosa. Jack, ma hai visto chi c'è? Tu non l'hai mai visto? Essendo così grossi... Ho visto nelle pupe, l'avrà visto. Sì. Se ne possono portare non troppi in campo. Non si possono fare battaglie molto grosse. Perché altrimenti un'armata di 100 uomini di queste dimensioni ti riempie l'intero tavolo. E non funziona, semplicemente. E poi, allora, ci tenevo intanto a far vedere un'altra cosa. Ah, poi c'è il problema che questa plastica qui penso non sia stampata ma che sia fusa. E quindi i modelli sono tutti, non si vede però, sono tutti pieni di sbavature sui bordi. Che poi vanno rimosse. Sì. E, questo insomma dà un po' fastidio, ma avranno tempo per migliorare. Ma non c'è uno stampo, scusa? Tu intendi quello, con lo stampo, la plastica fusa? Sì, esatto. Sì. Ma perché? Come li fanno, se no? Penso che Games Workshop li stampi. Usi delle stampate. In 3D, dici? Per creare le spru. No. Penso gli convenga piuttosto che fondere. Penso anch'io, no? In 3D, visto che trovare i suoi modelli è impossibile.
trovare il modello. No, non credo, sai. Io non credo che lo stampino in 3D, perché è veramente troppo dettagliato per essere stampato in 3D. Dici? Le stampanti in 3D ancora non riescono a essere così tanto lisce come i modelli di Warhammer. Ok. Faccio vedere una sembra cosa. Molto strano. Allora, questo qui, intanto, bellino, forse si vede meglio alla fine. Si vede male comunque. Ciao, Jess, alla prossima. Ciao, bello. È la mappa del mondo. Ok, ti la ferma così un attimo, un minuto. Non si vede una sega, poi se mi mando una foto. No, è quando hai rigirato che hai iniziato a rispixellare. Prima si vedeva bene. Per qualche motivo, sì. Vabbè, è diventata una mappa di Minecraft. È diventata la mappa di Minecraft. È una mappa di Minecraft. Sai che la mappa del mondo di Ea? Ea. Niente, la storia è sostanzialmente la stessa. Cataclisma. Male che non si sa dove prima stava l'antico impero. Ci sono gli uomini divisi. C'è il trono dell'imperatore che però è vuoto. Al nord ci stanno i vichinghi, poi ci stanno gli orchi dentro i boschi che vogliono fare casino. Ci stanno i nani che traforano le montagne, non ci stanno gli elfi. Molto strano. Non ci sono gli elfi? E chi c'è? Però non c'è gli elfi. Nessuno. C'è uno in meno, quindi. Sì. Penso che stia per arrivare qualcosa tipo angeli, demoni, perché se si va sul loro sito si vede che nel 2022 esce una fazione nuova. E dietro si vede gente con delle ali piumate, sembra, una roba del genere. Ok. Celestiali. Si chiama The Old Dominion, mi sembra. Sì, The Old Dominion. E voglio far vedere questi schemi qua. Ok, si vedono. Questi schemi qui, ok? Ora, tu boss non li conosci, ma Ray li conosce. Sì. Sono presi di pacco e copiati dal vecchio fantasy. Vecchio Warhammer, sono uguali. Li ho riconosciuti io che non ci giocavo, non ci gioco da... Poi vabbè, vedo già che nella 1.0 ci sono un pochino di cose da correggere, sempre relative al movimento. Del vero, tipo mi... che quando si fanno ruotare le basette reggimentali, ovviamente conta come spostamento, e dice se la faccio ruotare attorno a questo pivot, a quest'angolo come pivot, ruota così... E questo qui che fa è il movimento che io calcolo. Il movimento non va da qua a qua in linea retta, ma va da qua a qua sull'arco di circonferenza. Sapete voi quanto è facile fare un arco di circonferenza preciso col metro? Ecco, questo poi andrà giustamente cambiato, ma è la 1.0, avranno tempo per migliorare. Io riattappo questo. Bello, però tanta roba. Cioè, queste cose fanno veramente, cioè, veramente sfogo prenderle in mano. È dura ripiantare dentro sti affari. Vorrei far vedere questi qui, secondo me. Allora, perché praticamente parliamo un po' del prezzo. Questo bello scatolone qua costa 99 euro. Ma in omaggio ti danno due scatole a scelta tra 5. In qualsiasi ordine io ho preso queste due, una per una fazione, una per l'altra. Ciascuna di queste due scatole qua costa 38 euro da sola. Ok. Quindi sostanzialmente, Sostanzialmente si risparmia 79 euro, 80 euro più o meno. Ok. Costa tipo 38 euro e 40, una roba del genere. E, quindi, insomma, è un bel risparmio. Volevo far vedere questi. Non si vedrà una sega, però se riesco a vedere i dettagli delle armature di questi tizi... Le armature di questi tizi sono veramente bellissime da vedere. Sono dettagliatissime. Poi se mai mando qualche foto, ma sono veramente... Sì, mando qualche foto che mi interessa. Guarda, sono belline. Guardate l'imbottito. Vabbè, a parte la spada con gli sbaffi che qui si vedono. Sì. Ci metto la mano. Quella con la tua. Eccola! Fermo! Se rimetti l'abbiamo dietro... visto per un attimo. Esatto. Per un secondo l'abbiamo visto perfetto. Però comunque sono veramente fatti bene. Lo stendardo... Ah, guarda, è figo lo standard. Standard. Ok. Standard è molto bellino. E... mi dispiace solo che siano così grossi. Ecco, sostanzialmente. Ma penso che questi dettagli ci siano proprio grazie al fatto che sono così grossi. Quindi sono... combattuto? Sì, combattuto. Ultima cosa da dire. L'ho fatto vedere, ma le scatole si aprono tutte, anche queste qui piccoline. Si aprono a stappo. Ok. E sono di un bel cartone, bello tosto, sostanzialmente,
veramente belline, che è un bene perché sono delle belle scatole, ma è un male perché ti dispiace a buttarle via, sostanzialmente. Queste scatolette Vabbè, qua, le usi. Queste scatolette qua, si aprono, non si aprono col... Domanda, aprono... il cartone sì. lì, di quello che vi mando adesso, è cartone ruvido? Sì. O è liscio? Allora, fuori, dentro è ruvido, fuori è liscio, fuori è plasticato. Dentro... Ok, ma io da cioè io le scatole le terrei tutta la vita da qualche parte. E infatti le tengo. Ci infilo dentro i modelli, i loro stessi modelli. Anche perché modelli così grossi, adesso faccio l'ultima digressione e poi mi spengo. Per modelli così grossi c'è un problema pratico. Il trasporto. Per portare questi modelli qua, ok, sono piccini, ci sono le scatole, ad esempio. Io adesso faccio questa qua, okay. È una scatola ufficiale Sita, l'ho comprata anni e anni fa in un momento di crisi esistenziale, sì, ce ne sono anche che costino molto meno e che fanno esattamente lo stesso lavoro. Scusa, hanno dentro... un po' per curiosità, marchiata GV quanto costa quella scatola? Marchiata GV non l'ho mai visto, ma perché GV non fa le miniature. GV è la proprietaria del gioco. Scusami, GV ha creato il gioco. Non marchio GV, cioè ufficiale GV, non so come dire. Ah, queste qui. Allora, queste qua della Citadel costano... più o meno quanto... Ah, 120 euro? Più o meno quanto il gioco. Questa qui, che è la versione piccola, io l'ho pagata... 99, se non sbaglio. 90, se non mi sbaglio. Era 99, okay. Perché era quella dal fume. Me la ricordo. Sì. Dentro queste qui c'è. Era quella storica, io quella lì c'era. È stranissimo perché quella lì, io l'ho vista per anni quando ero piccino in alto negli scaffali. Ed è lo stesso oggetto. E fa stranissimo. Cosa? Questo. Ah, sì. Vedete questo qui? Lo so. È lui. È quello che c'ho qui sul microfono. Pensavo che l'avremmo fatto vedere in live. Queste qui dentro c'hanno la gomma piuma sagomata a sta maniera. Ok, ora questa qui va anche bene, perché essendo libera così, i modelli ci si possono infilare, ma quelle che non sono brandizzate ufficiali, o quantomeno la maggior parte, hanno già la gomma piuma ritagliata a rettangoli. Sì. E nei rettangoli ci vanno i modelli in scala 1 a 28, non quelli 1 a 38, quindi ci sono proprio dei problemi pratici. Le scatole, queste scatole qui, sono belle, ma sono bassine per infilarci dentro i modelli in piedi. Quindi questi modelli qua, il risultato è che sì, sono belli, sì, sono dettagliati, ma sono molto difficili da portare. Ultimo appunto che devo fare. Allora, dietro le scatole di Games Workshop, il marchio, sempre il marchio presente. Sì. Cosa c'è? Davanti c'è una bella immagine dell'unità che si va a comporre. Dietro ci sono delle foto di close-up, ma soprattutto modelli in scala 1 a 1. Adesso io riesco a pigliare lui. Sì. Okay. Sono loro. In scala 1 a 1. Ok. Dietro queste scatole qui, davanti c'è un bel disegno, una bella art. Io consiglio di andare sul sito di Parabellum, anche perché ci sono tutte le art del gioco che sono molto belline. Ne ho viste qualcuna, sono veramente belline. Dietro c'è un disegno dell'unità che si va a comporre e un close up. Manca purtroppo una foto del modello a dimensione naturale. Quello sarebbe abbastanza importante da mettere dietro le scatole dei modelli che si vanno a comprare, perché in qualche modo dà sicurezza all'acquirente di quello che sta prendendo. Sì, diciamo. Ti fa capire meglio le misure, ovviamente. Io sparito questo affare. Beh, letteralmente, sì. Mi sto vergognando. Bravo. Ancora. Abbiamo anni dopo. Abbiamo Bello. Scoperto le misure. Figo. L'importante sono le misure, abbiamo detto, no? Certo, quello sempre. Sei un bastardo. E finiamo. Sì. Finiamo. Dai. Vuoi Prego. Salutare prima che ti spengi a web? Vuoi salutare? No, tanto rimaniamo in live. Mi spengo io, guarda. Ciao, ragazzi. No, il layout! No, scherzo. Bene, amici. A posto. Bellissimo. L'altro comunque, non so Fra. Come Bellissimo. Hai fatto, ma l'avevi tutto strecciato un pochino. Povero. Sì, probabile, ma... L'avevo pure strecciato, Risolverò. No, sì, un po' scirincato in realtà. Risolverò. Era per farlo entrare nel rettangolo. Vado a disfarmi della luce e del supporto della telecamera. Sì. Torno subito. Su.
Io apro Enlisted, così posso dirgli di abbassare quella cazzo di musica. Vi butto in Sabotage, vi butto. Fabio, vieni pure. Ho sbagliato. Fabio, vieni pure in. Vieni pure. Vieni pure in. Ok. Come faccio la doccia arrivo? Come faccio la doccia arrivo? Ma sei un bastardo, digli. Sei un bastardo, digli. Guarda, fra, io ti stavo per dire supporto della telecamera e dei libri. Stavo per dire prima. Forse è andato vicino, vedo. Ah, ma questa. Aspetta. Questa è la tazza. Ah, sì. Questa è quella che avevo spedita io. Sì, sì. Ah, no, non avevo visto la scatola. Login. Devi fare il login. Certo. Devi fare il login. Certo. Come ogni... Tre volte. Ah, perché tu non l'avevi mai aperto proprio. Lì. No. Ah, non hai fatto neanche tutorial allora. Ma perché tutorial? No. Vabbè, dura 5 minuti neanche il tutorial. Mi si è chiusa la ma serie. Sei nella doccia? Ma sei pazzo con i cavi elettrici così? Mi muori. Cazzo, ciao Fabio, buonasera. Vi sento doppio, è bellissimo. Perché doppio? No, perché c'avevo la live aperta. Esperienza aggressiva. Come stai Fabio? Comunque stai? Più o meno come ieri. Mi dice seleziona una campagna. Che campagna prendiamo? Facciamo quella di destra. Non mi ricordo qual è. Normandia? Ah. Sì. Aspettatemi. No, no, ma tanto... Axis o Alice? Tanto in base a dove vi invito io, quindi... Cioè, voi scegliete a ma caso. Non mi ha ancora fatto fare il tutorial, siete sicuri che me lo fai? Allora fai... Sì, sì, fai Axis o Alice, quello Axis. Ti pare. Tanto il tutorial dura pochissimo, ti può confermare anche fra... E... Sì, se lo prendi dal verso giusto ti dura pochissimo, sennò dura esatto. Un po'. Ma è la stessa schermata di Cosino Royale per davvero. Sono gli stessi sviluppatori. Ma sono gli stessi asset, questa è la stessa trincea. Guarda anche i caricamenti tra le nuvole. Ma anche lo shooting è lo stesso. Sì, è per quello che secondo me ti ci diverti. Intanto invito voi due. Ma io volevo fare tutto il tutorial. Fabio, come ti chiami sul gioco? Non parlerai mai. Kamips. Esatto. Il problema è che non è Kamips, eccolo qua. Ma no, perché non è come... Scusate, ma con control si abbassa di 5 mm? Sì, e poi premi Z. Ah, ok. Ti ho invitato... Due task per fare la stessa cosa. Ti ho invitato nella lista amici. Ti devi accettare. No. Nella lista amici. In basso a destra. Vedi che c'è il tuo nome. Ah, sì, sì, sì. Messaggi, accetta la mia richiesta. Ok, siamo amici. Ok. Ora io intanto creo... invite to the group fatto e invito anche fra. Aspetta, mi devo prendere il login. Ah, giusto, okay. Infatti non mi risulti ancora dentro. Ok, Kamips è con me. Oh, che stasera siamo anche in 4, quindi si fa la squadra completa, come si disse fra. Sì. Bello. Vabbè, siamo in 4. Allora, perché devo fare un finito tutorial? Perché mi dice ancora jump over di perché finché non salto quell'ostacolo che mi dice lui non mi fa davanti. Sì, probabile. Io sono andato fino in fondo al tutorial convinto di dover... No. Devi stare a sentire quello che ti dice lui. Che palle. Allora, preparatevi a un po' di casino, perché è un po' come Battlefield. Essendo tutto una sfida su ampia scala, c'è un po' di casino a un certo punto. Ti ricordi fra trivellamenti, esplosioni destra e sinistra? E la distruttibilità è importante, però... è divertente, nel senso è molto immediato come gameplay. Ricorda un po' Battlefield, ma molto meno tecnico. Comunque a me la schermata è diventata l'ultima stagione di Attack on Titan, è normale. Cioè? Cioè è tutta bianca e piena di colori saturi. No, non è normale. Molto specifico. Comunque ti ho mandato una foto, appena arriva dacci un occhio. Nel caso chiudo e riapro. Intanto frate ho invitato nel gruppo. Ok, finisco di prendere una perca e arrivo. Mipsub, riavvia il gioco immediatamente. Ma no, ci sta bene, Attack on Titan. Ma magari te lo trovi così anche in gioco.
Salivare in paralefa, va jolly bad, beh! Riavvia, Camix. Ciega! Boss, come si faceva? Ok, eccolo qui. No, ma lo tengo così, lo tengo. Ma guarda che in gioco non capisci più una sega, e poi ti lamenti, inizia a frignare che non riesci a giocare. Amici, non... Allora, sì. Io non posso parlare, ma il tutorial è fatto col cazzo, non lo fare. È veramente stupido. Ma lo devi fare per forza. No, davvero? Sì. Perché troppo tu non l'hai fatto? No, l'ho fatto, però volevo ascoltare Fra e non ho potuto perché dovevo fare quel tutorial. Ci ho perso tutto il tempo. Un quarto d'ora perché sono uscito dal punto di tiro, il poligono di tiro. Fra, l'altra volta, te dove c'hai il livello più alto? Axis o Allies? Allies, abbiamo giocato solo con quelli. Allora facciamo quello stasera. Vai. 5, switch to grenades and hit the next target using them. Ma io le ho già tirate tutte e due. Quindi? Niente. Vai ask, exit tutorial. Vediamo se funziona. Così. Vediamo se funziona. Vedo che a Camix gliel'ha fatto. Sì, funziona. Okay. E allora vaffanculo, si invita. Come ti chiami sul gioco? Gesù di Nazareth. Ah, bello. Non è lo stesso nome di Steam, te lo dico subito. Nero Notte. Ok. Nero Notte. Ti ho... Bellissimo nome per chi muore e risuscita. Ti ho invitato nella lista amici. Come il voodoo, no? Perché era praticato effettivamente... Sì. Esatto. Dicato effettivamente Louisiana, no? Hai accettato? Ho accettato, sì. No? Ok, adesso ti invito nel gruppo. Sei stato accettato. E tu poi accetti, vedi, lo stesso... Ok, sta entrando. Ok, siamo tutti. Allora, imparate giocando, cioè quello che vi posso dire al volo che ma quando... scopone scientifico. Ma siamo sì, scopone scientifico. Quando si entra in gioco, quando spawnate, potete scegliere tra queste tre classi, quattro, che vedete qua sulla sinistra, ok? Chino, il gran maestro. Ci sta, no, cioè succede che quando morite non potete riprendere la stessa classe, ma dovete per forza prendere un'altra classe, perché sono occupate. Questo succede fino a che non raggiungiamo il livello 3. Praticamente è un modo del gioco per farci provare obbligatoriamente tutte le classi, prima di arrivare al livello 3 e scegliere quella che più preferiamo. Molto interessante. Però io vi direi, okay, prima di partire guardate bene tutte le facce dei soldati, mi raccomando. Ma soprattutto perché ci sono 5 soldati se siamo in 4? Sono 5 nella squadra. Sono in 4 soldati nella squadra nostra. Sì. Ma noi siamo un soldato di quella squadra e dietro ci portiamo gli altri. Ok. Mi pare noi non giusto. Siamo soli in squadra. Noi siamo 4 soldati in squadra giocatori veri. Ma ciascun giocatore vero ha dietro altri 3, 2, 4 disgraziati. Ah, ok. Bot. Sì. Okay. Bello, come ti seguono. Il cui obiettivo è quello di farsi accoppare. Come no. Battlefront quello di Star Wars? Sì. Quello, i primi, i veri, non le brutte copie. Allora, Camips e Franz Gerald, mettete pronto. Ready. Come se scopro come uscire di qui subito. Ok. Ok. Io parto. Ma io vedo upgrades, no? Ah, no, è in inglese. È uguale acquisire Royale a livello di upgradare. È vero, è vero. È uguale identico. Anche Logistic, che poi prendere altre cose. Ho capito. Okay. Starto, Via. Vai. E anche qua, io non so come fanno, ma è veramente immediata come su Quisi Royale, il matchmaking. Okay. Infatti siamo già qui. Sì, devo scegliere... Sì, ma delle 4 classi dovete scegliere. Il rame. Scusami, non ti ho sentito, che hai detto, Mips? Cosa dobbiamo rubare? Dobbiamo andare... La vita ai nemici. Dobbiamo andare a la conquistare il punto A, punto B e punto C. No, il gioco mio è rotto. Vedo tutto nero. È strano. Non hai voluto riavviarlo. No, dai. Ciao, Franz. Questa è la scheda. Ma cosa urlano tutti? Ma che è sto bordello? Ma io non sento nulla. Ma non sento in casa. Dove sei? Ma perché voi siete laggiù in culo? Sto stronzato.
Ma dove cazzo siete? Ma voi siete veramente a fanculo. Devo seguire Killer Clown. Sì. Okay. Andiamo, muy brody. Andiamo a catturare la camionetta. Ri. Andiamo a catturare C. Non ci vedo. Arrivo, boss, arrivo. Aia! Killer, aspettami. Ma te sei pazzo? Vieni in macchina. Mi devo curare, aspetta. Vieni anche tu. Questi mi investono. Ma noi possiamo andare tutti insieme? Sei già in troppi. Certo che si può. Sali. Non voglio salire. Andare in giro a piedi. Non voglio salire. Killer. Andiamo, sali. No, amici. Codardo. No, Killer, dove vai? Sono qui con te. Ma dov'è? Scusa, ma chi è che c'ho in macchina io allora? Se non siete voi? Ma che ne so. Killer. Gente, fammi salire. Ma che non c'è più la macchina? No. Ma io sono in macchina. Ma chi è che è in macchina con me? Ragazzi, dobbiamo andare a conquistare. Boss, vieni. Dove sei? Eccoti qua. Aspetta, ma sei già in 4. Sono in macchina. Vabbè, forza. Vai. No, ma vai. Okay, vieni ora. Sali ora, presto, prima che salgano loro. Niente. Bastardi. Vai, via, sali ora. Vai. A fischio. Sali in mezzo. Vai. No, che palle. Forza, sali. Vai. No. Guida, no. Vai, corri. Vado. Andiamo al punto A, amici. Spaccagliela. Non ci vedo. Cioè la stessa guida di Cuisine Royale, uguale identica. Ne ho preso un altro. Fra, ma ne dove... ho preso un altro ancora. Sono una macchina di morte. Fra? Mi hanno ucciso. Sono qui. Aiutami. Ok, sono morto. Richard Gonzalez. Prendo un cecchino, va. Boss. Sei morto? Sì. No. E non stiamo conquistando un cazzo. Ah, ti faccio da scudo. Ma perché non abbiamo ancora preso le macchine? Dove sono le altre macchine? Quelle più forti. Io vado di cecchino, faccio prima. Niente. Ma a te, Fabio, come sta andando la situazione? Io non vedo niente, ti ho mandato una foto di quello che vedo. Quando sarai curioso. Ma perché non hai riavviato il gioco? Come un essere normale. Era normale. Ecco, una cosa che funziona molto bene in questo gioco è il cecchino. Macchine? Ma è tutto lo shooting che è fatto bene, mi piace un sacco. Sì. Attenti ai bombardamenti, macchine, amici. Bombardamenti sono la cosa più bastarda del gioco. Bello. Ho sparato a Piero. Ti piace graficamente il gioco, Fabio? Molto bello. È la prima volta che la grafica non mi delude. Mi sono cuniato in un covone. Ma ci sono i respawn contati? No, poi ti danno una squadra nuova. Ah, perché giusto, finiscono le squadre. Figo. Però è questa cosa da livello 3. Non c'è più. Ah, l'M3. Ma questo gioco quando è uscito invece? Pochi mesi. Tipo 3 mesi. Ma ce l'avevano. Cioè, secondo me Cuisine Royale era tipo un test per questo qua. Probabile. Anche il fatto che gli hanno cambiato il nome a Cuisine Royale. Il motivo c'è. Ah, non sento una ciola. Morto i bombardamenti io. Non vedo niente. Ti ho detto, il bombardamento è la cosa più bastarda che c'è in questo giochino. Sì, anche perché non funzionavano assolutamente così. I bombardamenti non uccidevano nessuno, la maggior parte delle volte. Nella seconda guerra mondiale sì, in realtà. Uccidevano un botto di civili, ma soldati poi. Un botto di civili, sì, è vero. Che culo che ho avuto. Mi sono salvato dentro alla casa. Abbiamo già perso a metà, eh. Se non conquistiamo niente... ma io sto facendo cacare, non so cosa fare. Sono morto. Io vado alla zona rossa, sotto B. Vieni zona B, rossa, vieni, sicuro. Vieni B. B? Ok, B. Io sono B. Ok. B, sotto B. C'è un cecchinazzo del manga nella finestra di B. Sto venendo con te, Fra. Finestra di B. Non sento un cazzo, alla ma sto arrivando da te. A nord-ovest, non è vero. Sono morto. Ah, ci vedo. Ci vedo? Ma perché fino adesso niente? Nulla. Ora ma ci vedo. Ma che cazzo dici? Sono morto in B. Tutto blu e... No, devo abbassare assolutamente il volume del gioco, si sta stempiando. Sei in B, sto arrivando. No, sì, sono morto in B. Ah.
Ho ancora ucciso nessuno. Torno in B. Okay. Ma io gli sparo, ma questi non muoiono. Che arma hai? Springfield, credo. Ah, ok, Springfield ammazza. No, l'ho ucciso. L'M3 Rhino non ammazza. L'ho visto, sì. Vai. Sei morto in B? Sì, c'è un cecchino che sì, ammazza la gente. L'ho preso. Mi ci sto avvicinando. Sono morto. C'è un altro, c'è pieno in realtà. Rick, sono accanto a te. C'è pieno dentro. È tutto distruttibile in maniera molto figa. Sì. Oh, c'è il cecchinazzo. Ci stanno prendendo anche C, eh. Ok, vado. Stavo preso anche C. Non so perché, ma stiamo facendo di un cagare. Sì. Vabbè, siamo partiti a randa. Io sto seguendo Fra, ora. Vieni, vieni. Ci prendiamo B? Sì. Stanno appiccicato alle chiappe, mi raccomando. Anche le bombe mi si stanno appiccicando a me. Ci provo. Sono morto. Fa culo. Lo so. Che cazzo è che spara? Attraverso la porta. Via. Io ho preso attraverso la porta mentre la chiudeva, ma... Basta, lo dice vicino e basta. Io riprovo in B. Uno l'ho ucciso. Cerco di farvi fuori quei cecchini che avete sulla finestra. Sì. No, boss, ma è pieno anche nel bosco. Sono morto. Anch'io. Di nuovo. Vengo in B. Aia, il bombardamento, che male. È pieno di gente. Comunque, ragazzi, mi sto facendo un trip assurdo. Niente, sono morto. Sì, mi hanno... perché... Vedo tutti i colori saturi ovunque. Ma perché sta cosa poi? Gli alberi cadono! Ok, ora ci vedo, ci vedo. Ma basta dire perché allora. Domandatelo. Attenzione, non so se avete provato a lanciare le granate, ma... Sì. Le lanciate, non è che le cuocete, le proprio... Se togliete il dito le lanciate. Ok. No, mi hanno ucciso. Merda. Sono morto. Sono dentro. Dove? Sono dentro C, ho ammazzato uno, mi stanno per ammazzare a me. Alle spalle. Sono pieni. È pieno di gente. Ma hanno sempre l'high ground, cioè nel senso stanno da Dio. Posizionati da Dio con i bombardamenti fissi, sempre nelle posizioni con i cecchini. Oh, questo è andato. Ah, il no scope è fortissimo in questo gioco. Scusate un attimo, ma il carro armato invece come la vedete? Che è esploso. Ok. Funziona un po' male il carro armato, non lo prendere per ora. Ma perché non stiamo conquistando B se ci siamo dentro? No, perché bisogna salire, boss. No, che è ancora più. Andiamo in alto. Dentro. Ok, ci sono. Sto ci sono. In B anch'io. Piano di sopra. Vieni con Mary. Vai, bravo. No, non so dove si sale. Oddio! Niente, sono morto. Ma dove si sale? Non mi fa rientrare. Devi scegliere un'altra squadra allora. Ah, ok. T'ho detto, ma dato un pezzino. Te l'ho detto, finché non arrivi al livello 3 è così. Sono io, ma non so come salire. Pezzo di lì. Mi spara. Vedete, abbiamo perso, hanno preso anche C. Ok. Wow, mi hanno cecchinato. Niente, non capisco, però. Dove sei finito tu? Bene. Niente. Io lo stavo cercando, ma non sono salito. Mi te in malo modo. No. Boss, dove sei salito tu? E c'è una scala tutta a sinistra. Ok. A sinistra non vuol dire un cazzo. Non so come... Oh, comunque, Ria hai fatto 17 kill. Un po' sì, l'ho ucciso. Però ho fatto cacare, insomma. Comunque la maggior parte che l'ho fatta è quando ho fatto il coglione con la moto, cioè con la motoretta lì, con la macchina. Quindi io consiglio di memare. È sempre la soluzione. Certo. Allora, starto. Stato. Sì, sì. E io sblocco le cose a caso completamente. Sì, sì, ha voglia. Tanto te ne fa sbloccare solo una, forse. Ok. Madonna, immediato. Sembra veramente la sigla dei Simpson ogni volta. No, ho perso la connessione. Allora... Vabbè, almeno c'è una scusa per riavviare il gioco. Facciamo, usciamo. Sì, voglio riconnettere. Sì. No, aspetta.
Sì, sì, non posso invitarti quando siamo dentro. Mi hai detto di riconnettermi. Sono in una partita. Non so se ci siete anche voi. Sì, sei con noi. Vai. Dove lo vedi? E rivedo tutto nero. Mi sa che dopo riavvio il gioco. Non posso entrare, amici. Perché? Perché dici che avete già la partita avviata, non so come mai. Perché siamo già dentro la partita. Ah. Dovresti esserci anche tu in teoria. Eh no, io ero uscito per andare a recuperare Kamips. Ah, bravo allora, sì sì. Io sono entrato. Dai, chiudiamo tutti la partita e chiudiamo tutto il gioco. Disertore, mi ha dato il disertore. Sì, tutto il gioco no. Solo io gioco Kamips. Sì, Mips chiude il gioco. Mips chiude. Mips chiude. Questa musica epica da dove hanno rubata? Da epiche avventure nello sbarco in Normandia. Okay. Magici amici. Mi pare giusto. Ma ti ricordi più o meno le stesse musiche che c'erano all'inizio su Quiz Royale? Noi si diceva, ma minchia, dove le hanno prese queste? Non posso essere sì, da un gioco di guerra. Ma infatti sembrava... ma sembrava tutto così. Ma mi pare anche che l'avessero... avessero in mente di fare un battle royale con le armi della prima guerra mondiale, ma poi ha preso per la tangente. O qualcosa del genere, non sì. ricordo. Te mi ricordo che Cuisine, il signor royale è nato per uno scherzo, se non mi ricordo male, e solo che ha avuto più successo di quanto si aspettassero, quindi niente, hanno creato un gioco a caso e ha avuto molto successo. Ma perché l'hanno lanciato in un momento in cui la gente avrebbe giocato a qualsiasi stronzata, basta appunto che fosse Battle Royale. E poi con quella grafica lì che, cioè, cazzo, per essere un free to play. Ma sai cosa mi piace tantissimo di sto gioco qua di Enlisted? Che quando spari e ricarichi, non lo so, il feeling è bellissimo. Sì, è buono. Ricarichi subito, non è legnoso, cioè... è bello. È più arcade, pensa, possiamo dire. Il colpo lo senti che arriva. Figo. Pensa domani che rigiochiamo a Tannenberg. Lì le ricariche sono infinite. Sì, ci sei. Subito. Vai. Ah, ok, sei già arrivato. Ma io sono... invitazzi. C'è già. Invita, boss. Non siete in squadra con me? Beh. Sì. Sì. Okay. Scritto in basso, guarda. Siamo solo in tre, però in realtà siamo tutti. Ma siamo in quattro. Dici solo. Vado. Tranquillo Fabio, non ti lasciamo indietro. Vai tranquillo. Ma get reward, get reward. No, non sono andato. Ero troppo stanco dal lavoro. Anche io. Le ricompense li ti fanno pagare. Ti fanno pagare, ma come se lo sbloccate non ti fanno pagare, scusa. Nel menu c'è un tasto verde. Get reward. Get reward. Game pass. Andiamo? Amici, siete con davvero? Me? Sì. Perché no, il Get Reward di Quiz Royale voleva dire una cosa ben precisa. Qualcosa del genere. Sono molto deluso quando l'ho provato. Rick, sono dietro di te, Poi magari smettessero di urlare e riuscirei anche a capire. Che poi non so. Alla pugna! Anche i salti. Questa sono è proprio uguali. La mappa di Quiz Royale, sì. Questa me la ricordo. Essa l'hanno riciclata. Anche se la sono rivenduta. Ma anche il motore grafico, tutto è uguale. No, è tutto uguale. Tutto uguale. Andiamo in C, amici. Andiamo in B. No, siamo già in B. Porco. Sì, stanno andando tutti in B, è quello il problema. Se mi parate il culo. Niente, bella questa granata. Niente. Bellissimo che puoi respawnare come un tuo compagno subito. Mi stai proteggendo? Ragazzi, sì. mi serve una mano. Bravo, ti ho visto. Bella mossa. Non l'ho preso io. No, mi ammazza! Sono morto. Aia! Mi spawno subito io. Non l'ho ucciso. No, che figo. No, cosa? Ma che sfiga. Madonna, ma allora è una sfiga. Sono dentro un carro armato, amici. Dove vado? Ovunque, spacca. Spacca vado tutto. Vado in C. Voglio respawnare, ok. Bello quel cecchino. Piru turista. Mi sono un po' incastrato, Fra, mi sai dire dove sto andando col carro armato? Non ti vedo lì. Sono il carro armato dietro di te. Vieni avanti senza investirmi. Ok. Non riesco a capire dove sono girato. Sei contro una pianta! Sei contro una pianta!
ok, aspettate. Aiuto! Aspetta, aspetta, salgo sopra. Posso. Vai, dimmi dove andare. Ah! Ok, ok, siamo dritti. Credo, non so se siamo dritti. Sì, sì, vai verso C, vai verso ragazzi, C. Ragazzi, ho bisogno di compagni in questo momento. Stiamo arrivando, figurati un po'. Sto arrivando. Ho un disperato bisogno di compagni. Io direi che spariamo. Stai col cecchino, Fra. No, dove sto andando? Perché sta andando a sinistra? Sì, dritto devi andare. Porca puttana, è partito un colpo. Vabbè, stavo pulendo l'arma, è partito un colpo. Sto lisciando. Ok, ci siamo dentro l'area. Sto lisciando da fa schifo. Ci fermiamo davanti alla porta e se esce qualcuno li spariamo con la zucca. Speriamo col cannone sì, col cannone del coso. Sì. Vieni fuori col testino. Eccolo lì. Vieni fuori. Boss, tu dove sei? Sei sopra di me? No, sto cercando. Ah, quindi sono da solo io. Ma Ri, vedo un tizio. Ah, vedo un bombardamento. Ri, ma Ri, è nostra. Ah no, ho preso della gente nostra, scusate amici, scusate. Ma pure qua ammazzi i nostri compagni. Ri, vai un po' più avanti, scusa. Non puoi. Sei esploso. No, ti sono passato sopra io, Fra. No. Mi ha detto, hai ucciso Franz Gerald, me l'ha proprio detto. Allora sei stronzo, però. Ma ti sono passato sopra diverse volte. Ri, c'è un autoblindo tedesco, ti devi muovere. L'ho visto. Oh! Ci ammazza! Ci ammazza! Ok, mi ha visto. Ho morto, amici. Ma Fabio? Dimmi. Ah, non sentivo più parlare, tutto bene? È concentrato, boss. Sì. Sì, tutto a posto. Come ti va il gioco adesso? Ci vedo. Eh? Ci vedo. Ok, perché stai parlando da una radio della Seconda Guerra Mondiale? Siamo nella Seconda Guerra Mondiale. Ma tu sei pazzo! Nipstube! Stai cecchinando tutti, sei un maniaco! Ma veramente non ho ancora colpito nessuno! Io ne ho preso uno! E sono tutti teschi quelli lì! Arca soccola! Sì! Quelli sono tutti soldati teschi! Tutti quanti! Faccio riconoscere i giocatori giocanti, dai! Pivello! Tu spari a tutti quelli che vedi! Ok! Tanto se ammazzi un giocatore giocante quando ha ancora qualcuno in squadra, rientra in uno che è in squadra. Sono morto. Oh. Ok, come ho fatto io poco fa. Ma senti che casino, aiuto. No, oh, mi hanno visto, che sfiga. Vabbè, mica a cappino. Ma stavo cecchinando da Dio là sopra. Ma ti hanno ucciso? Sì. Ti devi spostare quando cecchini, lo sai, sì. Sì, lo so, però non mi avevano visto. Io stavo uccidendo. Evidentemente è una cazzata. Ti devi spostare o uccidere chi ti ha visto. Sono morto. Ma chi mi ha preso? È sempre lo stesso cecchino. Ok, sono dentro C, Sono morto. Anch'io. Ma io ancora no. Ok, l'ho ucciso. Ah, sei tu questo. Abbiamo preso B, ok. Mira! Stiamo anche per prendere C. Arrivo. Oh, madonna. Ho ucciso uno. Preso. Bella lì. Okay. Aia, mi hanno killato. Comunque il no scope come me, cioè, è troppo sgravo. Grandi. Amici, collaborazione. Abbiamo preso la C. Vai. Tutta questa gente che stiamo uccidendo, no? Sì. È giusto ucciderla. Certo. Qual è il pretesto di trama? Ma che trama? Siamo alla Seconda Guerra Mondiale, sei pazzo? Vuoi conquistare il mondo? Perché la Germania... Ma non è il risico, è brutale. Ragazzi, certo che è brutale, Rick, è bello per quello. Rick, ascoltami. Sì, dimmi. Andiamo alla B? Andiamo alla B. Che ce la stanno prendendo? Ah, hanno pure fatto i complimenti, senti. Oh merda, sono morto.
E ti ho catturato la zona, bravo. Sta andando a fuoco tutto. Come faccio a spegnere? Con l'acqua. Soffia. Soffia sul microfono. Di solito funziona. Lascio un bacino. Poi se hai problemi di lag fai avanti e indietro con la tastiera. Di solito funziona. Vi ringrazio per questi consigli utili. Dove vai? Era qui l'ingresso. Ma che è sto casino? Non lo so, è uno con fucile. No, KV-30 cannon. Ma è tipo un antiaereo, cos'è? Ma chi... No, è il loro autoblindo. Niente, sono morto. Sono in B, amici. Sì, ma ci stanno riprendendo anche C. Ah, io ci sono in... sono in bio. Sì, vai. Mi hanno ucciso. No, in realtà sono solo a terra. No, non sei morto. No, sì, mi sto medicando. Io, uccisi. Ok, ci sono. Mi stanno spaccando la faccia, boss. Tanto abbiamo preso la B. Oh, ok. Ma chi è che spara perfetto. Così? Abbiamo vinto. Io ero. Ok. Niente, sono troppi. Andiamo. Sparano. Sono tornati, boss, ci sapete. C. Niente, ok. Andiamo in C. È murato di gente su C. Allora non so se non vuole andarci con la vita vuota. Stanno per attaccare su A. Andiamo verso C adesso. Ne ho ucciso uno. Vai, due, ti ho liberato la strada, vai. Bello, si vedono i colpi dall'alto. Ok. Davvero? Sì. Okay. Stanno prendendo A. Mm-hmm. Vabbè. Sto vedendo finire il nostro impero e non posso fare niente. Sto arrivando. Merda. Il problema è che se adesso da B vado verso C mi ammazza. Ci provo. Devo cambiare squadra, ok. Merda, la C è proprio rubata. È proprio di brutto. Certo, da tre quarti d'ora, boss. Io sto cecchinando la gente in A, eh. Franz, sono con te, eh. In C. Andiamo di fare una manovra a tenaglia. Io sono morto. C'è uno in C che cecchina. Ok. Pare giusto. Stai a sud, stai nella parte sud, boss. Ci sono. Lì non ti colpisce, stai a sud. Sì, ma vorrei anche ammazzarlo sto poi rompicoglione. Io gli do qualcosa da colpire a nord, tu intasto con questa C a sud. Oh, aia. Stai, boss, stai al riparo comunque, sì, sì. C'è un autobuso che gira da qualche sono parte. Sono dentro. Preso. Magari protetto. O io, ragazzi, sto pulendo la zona A, eh. Bravo. Conquistala, per. No, c'è pieno di gente, li sto uccidendo uno per uno. Ce n'erano 10, porca puttana. No, t'ho preso, stronzo. Ok, la C per ora è al sicuro. Sì, ho occupato quello che cecchinava. Ok, no, non ci dovrebbe essere più nessuno. Infatti stiamo andando a conquistare. Vai, gente a metà fra A e B, Ok. Non ho fatto a portare sto autoblindo qua dentro. Boss, fuori da C! Sì. C'è un botto di gente. Ne ho uccisi due o tre, non so, perso. Sono arrivati con un'autoblinda. Sono arrivati con l'autoblinda in A. E tu uccidi l'autoblindo. Ho ucciso, l'ho ucciso. E gli buca le gomme. Fra, dovrebbero essere finiti. Sì. Ma che bravi che siamo stati qua. Vabbè, abbiamo fatto un minimo di tattica, minimo proprio. Ahia. Ok, noi stiamo qui a proteggerci, che è un punto, punto strategico. Vado a coltellare l'autoblinda. Ma lanciagli una granata. To! Mi è passata sopra. Te Fabio come sta andando? Sto uccidendo le persone. Bravo. Ma il gioco ti gira? La ghicchia. Cioè che poi fa fatica a caricarlo. Questo va a 20, sui 25 fissi a me. Ci fottono a. Cazzo. Poker armato. Avevamo quasi vinto. Vado ma in B. Abbiamo ancora vinto. No, io direi di concentrarsi su. Come si accoltella? Wow. Prendi il coltello e poi spammi il click. Devi selezionare il coltello. Vado, provo a prendere la B. Perché ci manca pochissimo per vincere. No, l'ho visto. Vado a prendere B anch'io. Per la 1911 sono contenti. Ah, sono morto. Ok, sono dentro B.
Ok, sto arrivando. Se abbiamo preso B abbiamo vinto. Cazzo mi spara questo? Stanno prendendo, non è ancora preso. Ho preso B. Questo è attento a colpire i miei amici. Bravi. Andiamo in A. Sì. Fermi, difendete B. Non vi spostate di lì. Va bene. Lasciategliela, se ne frega di A. Ah, mi ha sfiorato. Cazzo, c'è qualcuno dentro C. Vado in C. Victory, ok. Bravi. Bella, amici. Bravi, amici. Cosa, non mi sarà buggato il suono della mitragliatrice nell'orecchio? Ma do quanto per livellare, però. Porca troia. Poi è livello 3. E poi le Fisker 45. Boia. Upgradiamo. Ma sai, se trovi il posto giusto per spottare, questi qui arrivano come paperelle. Ma dove le vedevate? Le... Mamma mia. No, guarda che non è vero che ti manda il pass. Fra, ti dà delle cose. Ah, ok. Da usare in logistica. Ah, livello 3? No, campagna? No, penso sia la campagna, come la intendo io. Ok. Quando ci siete parto, allora? Ci sono. Sto sbloccando un sacco di roba. Sì. Come mi prendo un... Ah, in logistica. Get reward. Get reward. Faccio pulce, vaffanculo. Quindi il boss è quello, l'unico in italiano? No, in inglese io ce l'ho. Ah, traducevi te? Sì, perché prima parlavi in italiano. Dicevi premi pronto, cercavo pronto, non lo trovavo. Ah, vabbè, ho tradotto in automatico. Ormai sto diventando veramente ganso. Perché tu pensi in inglese. In inglese. Hai visto, Muschio Selvaggio? Sì. Anch'io, bellissimo. Oh, ma la storia di quello del baseball, cazzo che figata. Oddio, forse non l'ho finito, sai? Devi finirlo, la parte finale è la parte meglio. La tangente di Elio sul baseball è fantastica. No, me la devo vedere. Ho droppato a metà. Ci sono comunque. Finito anch'io. Sto finendo di sbloccare, datemi un secondo. Ok. E poi Muschio Selvaggio la seguo veramente con superficialità. Ma ho visto tutti gli episodi. Cioè, neanche la Marvel mi ha portato via così tanto tempo. Vabbè, di solito io lo ascolto mentre faccio altro comunque. Sì, lo penso, so, però tu. È comunque tempo che ci dedichi. Sì, penso. Ascoltando. Ho sbagliato, ho aperto il browser, porca. Ok. Vado allora. Vada. Via. Ma una cosa che non ho capito, in quanti siamo noi giocatori reali? Siamo 13 contro 13. Sì, è esatto. Okay. E ogni squadra ha quelli dietro. Ok. Okay. Quindi siamo un botto di gente sostanzialmente. Esatto. Sono le tue vite. Come? Sono come le tue vite. Ah no, 11 contro 11, scusate. Vabbè, quello che è, insomma. Kamips. Ok, guarda come corri bellino. Ah, bombardano fra B. Andiamo a C, vai. Andiamo a C. C? Ok. Rick, vieni. Aspetta. Qua, guarda com'è bellina sta mappa con tutta la nebbietta. No, guarda, io vado in B. Fate voi. Vengo anch'io. Tutta la nebbietta sopra. Ah merda, no, io muoio bombardato. Io muoio bombardato. La mappa del laghetto, cosa dici, boss? Qui verso C c'è una parte con tutto un laghetto in mezzo, con della nebbietta sopra, tipo, non lo so, tipo la mattina. E ed è veramente bellino da vedere. Madò, c'è pieno, madò! Sono incastrato. Ok. Stiamo prendendo Camus, apri. Bravo. L'ho fatto, ma se stai davanti. Non ero io quello, eh. Ah, ok. È molto tranquillo. Multi kill. Ok, abbiamo preso 5. Stai occupando un sacco di persone, lo vedevo. Non sarei qui in mezzo. Ho smesso di essere pericoloso. Che bordello. Niente, il mortaio lo posso usare? Penso che tu non possa usare niente se non quello che hai in mano, guarda, io però... Siete in B, vero? No, niente, posso usare una mitragliatrice. Io faccio molta difficoltà a vederli. Killer, arrivano da destra. Ok, ma io sto andando in B, non sono più lì. Allora addio. Conquisto.
Anch'io arrivo. Eccomi. Ah, sto morendo. Dove? Ah, sì, sei a fanculo. Sì. Ok, vedo che a questo ci gioca tanta gente, però. Sei strapieno. Sono morto. Madonna! Da dove? Sono morto da tipo 700 metri. Minchia, un cecchino? Sì. C'è solo una cosa da fare con i cecchini. Boss, dimmi. Pronto? Sono morto, mi hanno bombardato. Bene, mi hanno bombardato. Anche a me. Prendo... ma qui basta uno che ha un aereo... Vincono tutto, eh. Come si prende l'aereo? Prendiamolo anche noi. Ci sbloccarlo. Ce l'abbiamo. Quelli alti. Ok, proviamo così. Ma non si può rubare sti GTA? No. Neronotte, andiamo... Andiamo in... in C che ce la stanno prendendo. Va bene. Ho un attimo di problemi. Ma tu sei dentro con me? Sono accanto a te. Cioè, sono vicinissimo a te. Ma è perché io sono dentro al carro armato, non so se hai visto. Ah, ok, io... Ah, intanto vado. Sto cercando di non morire. Sono prendendo tutto. Sono morto. Va bene, esco dal veicolo. Fa veramente cacare, effettivamente. Ok, ho perso C. Sto arrivando. Anche io l'ho persa. Dicevo, era questa la nebbietta e ti... Oh no, mi sfiorano. Sono morto. Oh no, mi sfiorano, cosa? Sono morto, però prendo... Ok, ci sono sempre. Questi nazisti un po'... Curati! Sono morto. Purtroppo c'ho la pistolina, non riesco a prendere un cazzo di nessuno. Io c'ho ragazzi, ti copro... Neronotte, ti copro con il cecchino, eh. Vai. C'è uno là. Io vado in C. No, è scappato. No, è sempre lì. Mancato. Sempre lì, sempre lì. Allo sfioro, eh. No, dai, io copro solo quelli in C. Preso. Ma c'è un altro. Mancato. Ah, ce n'è. Perché c'è qualcuno in alto? Preso. Ok. È pieno sulle mura. Ho liberato l'ingresso. Dai, niente. Hollywood Party. Mi hanno ucciso dall'ingresso. Che bel gioco. Niente, prendo anche io il cecchino a sto punto. Come si usano le granate? Aia. Scatta 5. 5. Ma giusto, 5. Che tasto poco intuitivo. Sono morto. Dove conquistiamo? Ma ho visto un lanciafiamme. Io sto andando in C a riprendercelo. Anch'io. Sì. Però c'è uno con un lanciafiamme della Madonna. Aia. Che male. Io penso che andrò in B. Aia, che male. Ok. Ho ucciso quello che cecchinava sopra il tetto, eh. In C, Fabio. Ok. Mi hanno ucciso tutta la squadra, però. Ok, io ne sto ammazzando qualcuno, però è un macello. Lo vedo. Però li stanno bombardando. Aia! Aia, ma sei scemo! Chi è? Ma che cazzo? Mi stanno investendo! Era un mio compagno, poi. Ma te guarda! Ti devi levare no, in fretta. No, mi ha ucciso. E mi ha incastrato! Mi stava trascinando per il mondo. Ma se avessi finito le squadre? Ne cerchi una che non hai finito. Hai ragione. Niente, sono morto. Le abbiamo perse tutte. A parte B, forse si riprende. Ci sono io. Bravo. Ora andiamo in C, vai. Io sono dentro, Ok. Qui la stiamo prendendo, sì. Anche tu, Fra. Aia! Sparano male. C'è il carro armato. L'ho preso. Guardando, Fra. Attento, Fra, è che lui subito lì a destra. Ah, ok, l'hai ucciso. L'ho preso. Sono entrato dentro al camion, Fra. Buonasera, Neko. Buonasera. Buonasera, siamo la seconda guerra mondiale. Buonasera. Ok, abbiamo preso C. Granata. Provo ad andare a prendere A, va. Vediamo un po' se riesco a fare qualcosa. Che pieno, Fra, la riprendono B. No! Teniamoci C, vengo anch'io. Ma con C perdiamo? Sì. Con solo C perdiamo, dobbiamo tenerne almeno un'altra.
Vado in allora B, aiutatemi con B, perché sono veramente tanto. Ci sto andando, te dove sei? Io? Mi sto andando in B, però non ti vedo. Sono abbastanza lontano io, ma mi sa che siamo accanto in realtà. Sì, siamo a stessa distanza. Ma mi vedi sulla mappa comunque, siamo i numerini blu. È vero. Non mi prendeva l'arma. Sono andato. Non se l'aspetteranno mai un attacco a sorpresa con un camion. Mi hanno spaccato la faccia. Mi hanno beso. Madò, come... Mi hanno beso. Fare body shame. Ma che gioco è? È Enlisted. È gratis. Credibilmente sì. Importante è quello. E seconda guerra mondiale. Sì. Facciamo la storia con Alessandro Barbero. Come si fa a conquistare una zona? Ci stai dentro? Ci stai dentro, zio. Ganzo, che non sta funzionando? Cos'è che dicevo? Com'è che diceva il... Tento, Rick, sono subito lì sotto, eh. Il Transformers. Ganzo, questo posto ci sto dentro. Ci sto di quello volevo imitare, però non ce l'ho fatto. No, sparano. Ma hai sentito? Mi dispiace, non ti preoccupare. Rick, sono dietro di te, eh. Io ne sto uccidendo un po', però un altro po' spaccano veramente il cazzo. Fra, chi è che spara sono così? Sono morto. Da solo come un cane, ma sono in B. No, sono dietro di te, quindi... Ah, ok. Arrivo, amici. Riconquistiamo B. No! Hanno il carro armato davanti a noi, comunque. Che palle, sti bombardamenti. Dovremmo anche noi, ma... Ma come si fanno i bombardamenti? Prendi l'aereo e bombardi. Trovi l'aereo. E te lo compri. Sono morto. Chi ce l'ha 20 milioni? Anch'io. C'è qualcuno che ha sparato palle. Da C, ma non so come si faccia ad avere quelle armi. Ah, ma erano amici. Ma quindi fa spawnare di spalle, ma perché in nome di Dio? Dove siete voi? Io sto andando in A, per vedere se riesco a prenderlo. No, teniamo B, ce ne frega di A. Perché io vado a B. Che la stiamo conquistando anche la... Arrivo col carro armato in B, fra, Bravo. Cazzo. Oh, all in. Vai. Sono dentro al punto, mi sono un attimo sbagliato. Ah! Merda. Sinistra. Sono in A. Sono vivo. Devo curare. Merda. Fra. Serve veramente tanto qualcuno che distrugga quell'autoblindo lì. Come si fa? Vado. Sono morto. Vado. Mi hanno ucciso. E con la morte negli occhi vado. Vado a conquistare B di nuovo. No. Non mi fa entrare dentro, come faccio a ucciderlo? Deve avere qualche arma esplosiva. Ah, sì, esplosivo. E allora muoio. Lo so. Serve uno con un carro armato, uno con un bazooka. Che sfiga. Non ce li ho. Bene, anch'io. Il carro armato io ve l'ho parcheggiato nel punto B, Ma mi sa che l'ha preso la squadra nemica. No, è quello un altro. Sto provando a tornare in A. Oh, io c'ho sempre qualcuno che mi ammazza alle spalle. È incredibile sta cosa. Qualcuno viene in A con me. Dov'è la... Verrei la io, motoretta, ma sono dell'amore? Lì. Aia. Come, Rick? Sono in B anch'io. Ah, è questa. Ma è nemica quella? Che palle. Dentro. Mi sa che ho buttato giù la motoretta, sì. Sì. Sì, ma troia, ma fammi mirare almeno.
ci rimango. Forse no. Vabbè, ragazzi, mi sono compenetrato sotto. Mi è esplosa una bomba addosso mentre stavo spawnando. Amici, mi sono nascosto in un posto illegale. Sto tenendo B. Non c'è niente di illegale, tanto abbiamo perso, riconquistano C. Ah, merda. Eh sì. E poi stiamo perdendo anche B. Ma perché mi sono veramente incastrato male stavolta. Ma ripariamo i carri armati. Ah, non si può. Ma no, prendiamoli di nuovi, ma tanto non servono a molto. Ma come no? Ok. Mi arrendo. Amici, non so come, ma mi sono incastrato. Sono in A. Comunque lo puoi distruggere anche sparandogli la carnetta. Con cosa? Non lo so, l'ho fatto saltare col fucile. Ok, oh, sono in A. Forse Righi ha sparato qualcuno mentre gli stavi sparando tu. No, ho visto i colpi fargli... Vabbè, fai come ti pare. Un autoblindo non credo si faccia saltare con un fucile, mi sembrerebbe un po' ingiusto. Nella vita vera ci sono d'accordo anch'io, però l'ho visto fare. Chi cazzo è che spara? Ma guarda che bastardo. Ok, l'ha presa. Bene. Qua ci stiamo prendendo B e C, ottimo. Eh sì, C ce l'hanno già presa da mo. Ma C ora ce lo andiamo a perdere. C'è uno che mi ha sparato, mi ha atterrato. Io ho fatto in tempo a prendermi col medikit, rifarmi su e uccidere. Boia. Sì. Niente. No. No, che palle. Prendiamo C a sto punto. No. Niente. Sono morto. Non ce la fai nemmeno avvicinarti. Come? Dai, ma in testa due volte l'ho preso, non sicuro. Ma che è finita, amici? Niente. O gli strappiamoci all'istante? No, non ce la facciamo con come tempo. Lo stiamo prendendo, però. No, ma non... Peccato. Peccato. Ma questi erano iperbardatissimi. Gli aerei, c'erano i carri, c'erano di tutto questi. Uno spunto... Comunque... È un gioco contraddittorio, ti verrebbe da lanciarti nella mischia a fare Rambo, ma così per... certo. Io sono ultimo. Però ti premia. Ma dove le vedi le cose, le statistiche, anche le kill, queste robe qua? A fine gioco. È la prima cosa che vedi. Ti ci butta lui. A meno che non premi subito ESC o menu. Mi sembra. Sai che faccio quello io, perché... Non che non fai il compulsivo come tuo solito. Comunque, okay. Fabio, l'ho visto ora i video. Belli. Hai visto roba? Sì. Ah, faccio start, pronti? Sì, vai. Ok. Mi scegliere perk? Sì. Fatto, vai. Ok. Non mi piace l'animazione delle nuvole. È il tratto distintivo. Non mi piace. Ah, chi è? Ma ero dentro uno. Ma perché spawno sempre? È stata una bella serata. Perché spawno sempre da tutt'altra parte da voi? Io vorrei un'arma, però. Io devo correre. Non ce l'hai? Ero spawnato boss, senza. Mi serve che mi aiuti a qualche armato. Arrivo, dove... Se questo sono qua. Sul armato dietro di te. No, dietro. Ok, allora. Te segui questa strada che va. Il fatto è che io non vedo la punta del car armato. Non so se hai presente. A dritto così. Leggermente a sinistra. Okay. Bravissimo. Ok. Adesso vai a destra. Ora dritto. Troppo. Che derapata. Ok. Cosa si fa bene? Vai. Vai dritto così. Vai continui così. Okay. Vai verso C.
Un po' a destra, lì è dritto. No, l'ho ucciso. Trincea. No! Ok, ci sono, ci sono. Merda. Sono. Madonna. Sono. Scusami, non pensavo che mi una... Non la pensavo faccio, che tu ci incastri. Adesso basta un attimo una spintarella, vedi che. Vedi ma non che pensavo che si incastrasse così di brutto. No, penso di non. Non riuscire. No. Lascio qua. Andiamo a prenderci. Un pimentone, bra. Ma l'hai visto il parcheggio? No, però quando già sento. Già abbiamo pochi carri, quando sento dire lo lascio qua. È il boss che mi ha fatto andare dentro una trincea. Mi sale lo Yucatan quando. Non l'ho fatto apposta, ti giuro. Datemi una ma mano. Non hai visto che c'era la trincea? Sì, ma pensavo che se ci andavi dritto la superavi. Però a un certo punto hai curvato e ti sei angolato. Sono con te, Fra, sono con te. Dove sono i nemici? Sono, però arriveranno. Ottima strategia, aspettare. The waiting game. Come diceva Heisenberg di... Non è paese per vecchi. È vero. Gran film. Questo gioco mi sta frustrando. Non è vero. Questo gioco frustra tutti. Continuo a vedere i miei compagni morire. Ah, per quello. Sì. Fai conto che. Ma sei incredibilmente sensibile tu. Sì. Ah, è nostro, ok. Questo carro? Ma quel carro. Lo ripariamo? Carro sicuro sia nostro, sì. Hanno a contendere A, eh. Quale? Questo? Questo non è nostro. Questo sembra un Tiger più che altro. Dici? Sì. Tiriamo giù? Questo sembra un Tiger. Un po' piccolo forse per un Tiger. Sai che sta andando a fuoco, porca puttana! Bravo. Aiaia! Che è? Dove, spinato. Dove vogliamo andare? Aiaia. Rick, che... ah. Decidi un luogo. A? A. A, di qua. Andiamo, Franz. In realtà B è più vicina. Andiamo in B. Lì c'è un botto di gente, eh. Meglio. Lì è un, c'è un cretino. E pari? È qua dietro quest'albero. E te lo stanno io, dai. Ah, no, è laggiù. Vabbè, capito. Mi sfiora. Tu non hai... Niente. Aiuto, Fra, aiuto, 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 scappa. Ah, ma non c'è. Ho sparato a uno, ma è rimasto in piedi. Da dove vi hanno sparato? Non ho visto nessuno. Ah, l'ho visto, merda! Niente. Vabbè, andiamo a riprenderci A. Lo prendo, vi vendico, amici. Niente, mi ha ucciso. Vabbè, non ha capito. C'avevo davanti, non potevo da nessuna parte. Ah! Ok. A sto punto C. No, riprendiamoci. Io continuo a contrattaccare B. Sono veramente tanti in B. Ne ho uccisi un botto, però. Io ci sto un botto di volte. Ma è rimasto in piedi. Ma dipende che fucile hai. Niente. Sono morto. Lanfield. Tipo la pistola fa schifo al cazzo. Lo so. Infatti non la uso. Aia. Quindi prendiamo C, eh. Sì. Mi ammazzano, sono morto. Ma non ci fanno passare attraverso sto campo. Aiuto, sono morto. È lentissima la mira col fucile da cecchino. Sono morto. Ma non devi spawnare di là, spawnano di qua. Niente, non riesco a passare. Sì. Ma spawna dall'altra parte, boss. Sì. Vai. Tre volte. Merda, ho sbagliato. Vabbè. Vabbè, 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 dai, ma... Passo attraverso la gente, ma perché? Ma come, anche qua? Giuro! Tre persone di fila! Cosa vuol dire passo attraverso? Ma come fai ad arrivare davanti a una persona, tu?
No, non, è, non passo attraverso la gente, i miei proiettili gli passano attraverso. Sicuro? Metto gente in pieno mirino, sparo, non succede niente. E poi muoio subito dopo, perché giustamente loro sanno dove sono io. Ok, stiamo avanzando verso B. Vengo anch'io. Vabbè. Bicicchino da lontano. Ah, stanno andando a prendere... Stanno andando a prendere A. Sì, è vero. Difendiamo A allora. Io rimango su B, ormai ci sono. E forse muoio. Sì, sono ripresi A. Niente, sono morto. Dove si sono piazzati? È dentro, dentro la porta. Ok. Provo ad andare, ma... Sì. Niente, sono morto. Poi, oh, Aia. Aia. Ok, ve li sto un po' decimando se riesco. Con cosa ci sto? Col cecchino, via là. No, sto ammazzando un po' di gente. Ma il problema non sono quelli fuori, sono quelli dentro il problema, hanno barricato la porta. Oh, rabbia, come diceva Winnie the Pooh. Niente. Zucchero! Salvati tu! Salvati tu! Zucchero! C'è veramente pieno di gente che rompe i coglioni. Abbiamo preso Alfa. Tutta, ma ho ucciso tutta la squadra, ma non ci sono. Ai, 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 niente, bombardato. Go, go, go! Gamipser, che stai facendo? Sto risistemando le impostazioni perché mi laghicchia. Ti vedo, ti vedo un po' piantato nel muro, amico mio. No, no, ma non per quello, ero fermo, eh. Sì, sì, ma è tutto compenetrato nel muro. Sono rimorto. Ah, ma gli alberi si distruggono? Sì, sì. Sì, si distrugge tutto. Bellissimo. Sì. È molto figo. Non pensavo. Oh cazzo! Che succede? C'è un cannone d'assalto dietro il nostro carro e adesso sta venendo da me. Ok, ho fuggito. Okay. Mm. Io sto provando ad andare in A, eh. Cos'è che stavate provando a conquistare prima? B. Ma è impossibile. C'è gente con delle armi potentissime proprio in B. Ma poi viaggiano tutti insieme. Anch'io voglio essere così organizzato. Ma noi... Diciamo, andiamo a prendere tal dei tale. Poi c'è uno solo di noi lì. Di solito lo dice uno. Però... Aia! Poi li abbiamo persi tutti, no? Sì, ma perché loro stanno tutti insieme. Ok, sto prendendo... Hanno delle armi spropositate. Ma noi che siamo quattro, non possiamo dire stiamo sul nodo e lo difendiamo fino alla morte? Niente, sì. ma che sfiga! Sì, ma non serve a niente, perché siamo quattro, tutti sullo stesso nodo, con le nostre squadre siamo un botto di gente, fissi su un nodo solo, e loro prendono altri due e hanno vinto. Ero dentro al carro, mi hanno one-shottato. Però perché noi abbiamo altri compagni. Franz, cannone... sono con te, cerchiamo di prendere A. Sono a terra. Però non sono morto. Gli sto investendo tutti. No. Sì. Mi ho perso. Ehi. Oh, io da quando ho iniziato a passare attraverso la gente non ho più ucciso nessuno. Zero. Livello 3, grazie. Quarto. Ah, è possibile. Ah, è vero, sono arrivato ultimo stavolta. Vedi. E io subito sopra di te, vedi? Ok, quindi soldier upgrade.
Upgradiamoci per bene. Senti questa strategia. Se stiamo tutti e quattro sullo stesso nodo, e ci mettiamo i punti strategici, è impossibile che lo conquistino. Ok? Mm. Gli altri sette compagni faranno qualcosa? Si spera. Beh, non lo so. Dai. Beh, è un nodo regalato. Possiamo provare. Poi... Anche secondo me. Buonanotte. A domani. Buonanotte. Ecco. Proviamo a usare la tecnica. Buonanotte. Aspetta, finisco di upgradare un secondo. I gamberi del cuore. Okay. Dentro no l'amore. Più uno, della patria con il cuore in mano. Ho sbottato. Ho sbottato. Ho sbloccato l'ingegnere, quello che ripara come classe. Ricordatevi. Wow, adesso sì. Aspetta, che si ragiona. Appregate. Non so parlare stasera. Appregiamo. Upgradate i vostri personaggi se non l'avete già fatto. Come si fa? Upgrades. Allora, vedete che a sinistra, dove sono le varie classi, sono i vari personaggi. E accanto al nome dei personaggi c'è un 1, un 2 verde. Ci cliccate. Ho capito. E fate quello che dovete fare. Dovrei avere dei preferiti? No. Cioè io upgrado tutti come capita. Più li usi, più vengono da upgradare. Però devo pagare. Sì, no. Infatti. Upgrade a quello che non devi pagare. Choose new perk. Perk. Choose new perk. Receive perk. Choose new perk. More squad points. Receive needed. Perk. Capito, cazzo. Ok. Ma è un gioco dove si shoppa? Choose new perk. Vabbè, è gratis, Mips. Cosa pretendi? No, vabbè, Mips, ci sta. Comunque c'è choose new perk a sinistra quando prendi il soldato. E poi c'è receive perk. Ho sentito dire il mio nome. Choose new perk. No, ti dicevo che praticamente... ok. Si è rotto. Se tu vai in soldiers... Ci sono i personaggi, vai su uno con il verde. Vai su uno verde, ok. Lo schiacci sopra e fai choose new perk. Receive perk, ok. Però poi vai quello dopo e di solito c'è anche un altro. Guarda un po', c'è un altro choose new perk. Choose new perk. Okay. Receive perk. Esatto. Okay. Quindi era lì, ok. Aspetta, c'è ancora due. Choose new perk. Io non so per quanto possa andare avanti. Ma poi mi piace perché sembra che ci abbia il mix e premo un tasto. Non lo so. Giusto. Receive perk. Ok, meno 100. Più 100. Sei diventato una poop. Sì, esatto. Ma li posso scegliere io a caso i perk? Ma che cagata è? No. Choose. Devi sceglierli in base a quello che ti serve. Come faccio? Ma anche per... Leggi cosa c'è scritto. Ma stai più a scegliere i perk che a giocare. I perk servono a giocare meglio. Vero. No, non è vero. Tutti i perk. Quelli che ci ammazzano sempre hanno tanti perk. Sì, no, infatti odio che comunque funzioni così. Hanno tante comunque, il secondo mino da sinistra, lo vedete anche voi? Problematico. Andate negli Airborne. Tu e c'è il secondo da sinistra che sembra Little John del film di... quello nuovo di Robin Hood. Guarda il secondo da sinistra nell'uno. Nell'uno? Sì. Nell'uno. Letteralmente l'uno. C'è nessun problema? Che problema? Non c'è nessun problema, se non lo vedi meglio. Ok, ma dici quello con la bocca da tartaruga? Perché non è quello a seconda a sinistra, però è molto strano. Dico quello che sta facendo, ma... A destra avete le ricompense da ritirare, se ce le avete. Bravo, boss. Vabbè.
Comunque negli Airborne c'è uno che usa i guanti. No, in due usano i guanti. Pazzesco. Sì. Ma vediamo tutti una cosa diversa a sto punto, perché... perché io quello che vede Franno lo vedo e non vedo nessuno con i guanti. Sì, sì. Beh, no. A sinistra e a destra c'hanno i guanti di Topolino. No, non di Topolino, però tipo... Non è vero, non è assolutamente vero. Sì, io vedo quello che vede lui. E al centro c'è il signore di 70 anni, il signor Giuseppe, che imbraccia, proprio come se fosse un pargolo, un mitra. Sì, esatto. È il grigio, okay. Quello lì. La gris gara. Sì, ma non è un signore. Di... ma lo sai che mi sa che hanno la grafica al minimo, è per questo che sono... Ah, sì, sì, ce l'ho. Ma non sono guanti, amici, è la pelle. Come è bello? Giallo con tre righe sopra ed enorme? Vi assicuro che non ci sono nessun tipo di guanti. No, no, sono guanti. No, sono... quelli sono guanti per... oh. Sono guanti. Ma cazzocola, sto manda la foto, manda la foto. Hanno letteralmente il colore. Sì, sono della guanti. Sono guanti, in effetti. Io poi, scusa, Riti, adesso ma scusa, tu cosa qua vedi? Devi andare a José Larson. José. Non ce l'ho io, José Larson. Ma chi è José? È quello coi guanti. Ma no. il mio coi guanti si chiama. Si chiama Dwight Aguilar. Lì, adesso tu è quello lì, quello lì che ti dicevo che sembra Little John. Ah, è lui? Quello lì, cioè, vedi. Adesso tu mi devi dire se quelli lì non sono guanti. Lì. Ah, sì, questi sono guanti da lavoro, non c'entrano un cazzo. Esatto. Ma, no, ma non ce l'ho io. No, attenzione, perché sono guanti, ma con le vene. Sì, con le venature. Con le tre righe sopra, sì. Con le righe di Topolino. Sì, sì. È le righe di Topolino, scusami un attimo. Hai mai visto Topolino senza le righe di Topolino? Ma l'ha anche detto prima. Chi è Topolino? Vabbè. Dai, hai visto anche la pezza? Abbiamo fatto lo stesso giro su YouTube oggi io e te, Prendi te uguale proprio. Sì. Sì, siamo proprio normi. Sì. Normi al contrario. Attenzione. Quello che si dice, mi raccomando. Vai, facciamo l'ultimo, andiamo. Vai. Facciamo l'ultimo. Sì, oh. Vai. L'ultima e poi basta. Oddio. Di cos'era più quella? Mm? Di cos'era più quella lì, l'ultimo e poi basta? Era... no, connessione persa. Ma cazzo. Non era di connessione persa, però l'ho persa. Ok, mi posso... ma aspetta, torna adesso. Sì, sì. Andare via. Non era della Fanta o allora, amici, fermi, calmi. Questa è una modalità diversa. No, no, c'è da conquistare un punto alla volta. Prima... ma questo è lo sbarco in Normandia. Bello! Bellissimo! Comunque, prima c'è da conquistare il punto, quello là in grigio. Conquistato quello, ci fa vedere quello successivo e così via. È tipo Mordau. Sì, bravo. Chi è il coglione che sta guidando? Beh, signori, se avete famiglia in Normandia, è il vostro giorno fortunato. Potete salvarli. Perché questo è lo salvo in Normandia. C'era anche qualcuno che aveva famiglia in Normandia. Come sta a non morire? Con la calma. E ti ripari dietro le cose, di solito. Opossum. Balla a dire ai miei compagni, morti tutti. Tattica dell'opossum, Mips. Ah, è vero, le fosse. So. Aia, aia, aia. Merda, bombardano, non riesco a sopravvivere. Okay. Mi hanno bombardato anche a me. Ehi, ma di nuovo! Ma come cazzo faceva a sopravvivere sto cretino con la... Io c'ho il cecchino, mi piazzo in fondo. C'ho anch'io il cecchino. Ma stiamo dietro, chi se ne frega. Preso. Preso. Mica ci pagano abbastanza. Sì, infatti io sto fermo qua. Aia, aia, fa male il filo... Che liscio. Il filo interdentale, sì. Ma questo, ma qui deve piazzarsi, sto deficiente. Voi dietro al cavallo di Frisia, io mi pianto lì, col cecchino. Cavallo di Freezer? Niente. Cavallo di Frisia. Oh, ok. Sono quelle sorta di X messe lì per ma fermare scusami? I carri. Ah, ecco. Lo sono sempre chiesto che cos'erano. Sono cavalli di Frisia. Non ho più il cecchino, porca. Perché a Frisia usava accoppare i cavalli e metterci dei bastoncini al posto loro. Usare per fermare i carri. Ah, dei rosticini un po' inutili. Niente.
Comunque, amici, voi riuscite a sbarcare in Normandia? Perché no, no, un cazzo. Io proprio. Sì, io sì. Quanto però? A sinistra. Ah. Cioè, che sono diciamo... tutto a sinistra. Però sono dentro terra. Il numero che vedete in alto a sinistra, quel 925 in blu, è il massimo di respawn che può fare la nostra squadra. Sì. Ok, ma il nostro obiettivo qual è? L'unico grigio. Questa è la zona grigio. Non lo vedo. Esagerati, la madonna. C'è uno con un mitragliatore fisso. Franz, attento. Sì. Mi ha colpito. Niente, sono morto. Sì, mi sei morto davanti. A me da lontano dicendo. Non prendo i nemici, non li prendo. Io sono sicuro di prenderli, questi sono fermi. Da lontano, Dri, da lontano sei fuori raggio probabilmente. No, c'è il raggio? Hanno un raggio abbastanza corto le armi, in effetti. Ma che Cristo di Dio, no. Mi succedeva la stessa cosa nelle prime partite. Che rabbia. Comunque niente. Volete ridere, vi avevo detto che era arrivato, ma era andato dalla parte opposta. L'ho visto, infatti. Abbastanza senso. Adesso lo vedi il simbolo grigio da conquistare? Sì, ora sì, è a 80 metri. Allora entraci. Morto. Sono morto istantaneamente. Ma preferirei non andare in mezzo al fuoco. Ma è l'unico posto. Tu dici che dobbiamo passare andare. Esterni? Ma io ci sto. Io sono dentro una barricata. Posso rimanere qui? No, vai al punto grigio. Però cioè, uccidi quelli verso il punto grigio. Esatto, vai tu allora continua a fare così. Ma c'è il cecchino? No, c'ho la mitragliatrice. Ah, meglio. Allora, quella fissa. Devi arrivare con faccia. Non riesco a passare. Fissa, no. Niente, mi sono cuniato nel filo spinato. Anch'io. Arrivo, Aia, me l'ho cecchinato. No. Io ci sono quasi dentro. Da dove? Sono morto. Ma una volta entrati nel buco grigio, che succede? Lo devi catturare. Una volta conquistato, parte il secondo punto. Ok. Sì, è tipo veramente l'assedio di For Honor. Ah, che male. Sono morto di nuovo. C'ero dentro, Ero entrato, ma niente. Troppo bellissimo per loro questo massacro. Stanno bombardando con tutto quello che hanno la porta d'ingresso al bunker. Sono dietro di te, Franz. Entriamo. Ma cazzo, ma dai! Morto. Gli passo attraverso, ma che fastidio! No, manca a me l'ha fatto. Io sto uccidendo gente col mitraglione di Mipskib. Ma non... Non dobbiamo uccidere gente, dobbiamo entrare. No, invece bisogna uccidere. Sto prendendo da sopra. Ma se non uccidiamo la gente, come fate a entrare voi? Ma più stiamo fermi a uccidere gente, più i nostri respawn vanno giù. Lo so. Ma diciamo che la via giusta sarà quella nel mezzo. Sì. Solitamente. Vedo gente nei cespugli, amici, state attenti. Infatti arrivando... ho anche ucciso uno nei cespugli sparando a casa. Sta arrivando un sacco di gente, appunto, da dove diceva Rick. Da sopra! Ucciso, ok. Entro anch'io nel bunker. Stanno arrivando un sacco di gente, amici, eh. Arrivo anch'io allora, ragazzi. Insomma, dai! Sa che mi hanno sgamato. Porca troia. Quelli sul promontorio sono morti. Ok. Sta entrando un sacco di gente nel bunker. Sto cercando di arrivare anch'io, Sono morto, ma cerco di resuscitare. Dai, vanno anche un carro armato. Carro armato. Carro armato è preso. Subito. Ok, io sono proprio lì. Ok, ci sono. Come state, amici? Io sto cecchinando il mondo. Idem. C'è uno con io sono al punto B. C'è uno con la fiamma del cazzo. C'è uno con lanciafiamme. Andategli dietro. No.
Che palle tutto dall'inizio. Ti vendicherò, Pipsube. Sono morto. Sì, ti prego. Penso io. Palle, non ho il cecchino. No. Non ho ancora ben capito le classi e come funzionano. Perché anche, anche me non sono classi, sono squadre e speri di averci il cecchino dentro. Sì, sì. Il cecchino ce l'ha sempre il primo. No. Sempre? No, no. No, se nella squadra c'è il cecchino, ce l'ha sempre il primo della squadra. Ah, a meno okay. che non lo mettiate voi. Quindi o sponi col cecchino o non ce l'hai. Allora, sì. La squadra col cecchino ha il simbolo del mirino in basso a sinistra. Che sfiga. Ah, perfetto. Il okay, cecchino. Ottimo. Li vedo traslare tutti bellissimi. Oh, che belli che traslano tutti. State fermi così, bravi. Già, usiamo un po' più le bombe. Almeno io non le usavo. Io non ce n'ho di bombe. Io le tiro sempre, invece. Bravo. Io ogni volta che premo la G non succede niente. No. Ma devi usare il 5, non la G. Ma io prima ho premuto la G, ma ho lanciato una bomba. Il 5G. Anche soltanto nel tutorial lo fa. Almeno a me l'ha fatto soltanto nel tutorial. L'ha fatta in partita poco fa. Ah, allora boh. Lei morì, orca troia, oh. A distanza però riprendo, da vicino no. Bella. No, oh, che male. Preso. Se è questo? Sì, anch'io ne ho tirato giù uno. Eccola lì. Quasi conquistato, metà. Niente, ce lo stanno prendendo. No, 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 ci si fa. Bombardano. Vai, siamo dentro. No, mi hanno ucciso, fra, attento. Tutti, ci hanno ucciso tutti. Fuoco, c'è. Ci sono io, però. Ho ucciso quello con lanciafiamme. Ok, ho il cecchino. Però ci muoio se non mi spengo. Ok. Se non mi spengo. Oh, comunque ho ucciso... Non c'è più quello che rompe le palle. Anch'io voglio lanciafiamme. Te lo devi comprare. Angeli abanero. Si sblocca a livello 6 o 8. Sono dentro, amici. E anche un sacco dei loro. No! Okay. Comunque siamo a metà, C'è il lanciafiamme di nuovo. Sì. A metà del primo. Il problema è che abbiamo, appunto, abbiamo perso metà delle truppe. Mi sa che dovremmo essere ben più avanti, in teoria. Dovremmo essere a metà quantomeno dei punti. Dio, niente, sono morto. Mi hanno killato la squadra con un bombardamento. Madonna. Rick, eccoti. Non male, pensavo di non rivedervi mai più. Quello è poco. Hai preso fuoco. C'è uno che si è piazzato dentro il bunker con lanciafiamme. Eh sì, è quello che continuava a uccidere il boss prima. Sono morto. Dai, che ballo. Boss, proviamoci, ma... Sì, stanno bombardando. Oh. Cazzo fa sto... No, si è lanciato con l'aereo dentro. Bravo. Mi ha ucciso me? Sì, è stato bellissimo. Come ha ucciso te? Sì. Sono morto. Aia! In alto! Madonna. Ce li sono. Ah. No, allora ragazzi, quello con lanciafiamme è nell'angolo. Ci si può ucciderlo. Stai attento, lassù mi hanno trivellato. Ho ucciso. Ho ucciso quello con lanciafiamme. Sono entrate, entrate, entrate. No, ok, entriamo. C'è gente all'ingresso. C'è gente all'ingresso. Andiamo. Corri, Rick. Per morire. Attenti, che ci avete gente dietro. Dietro. Perché dietro? Ok, ci sono. Stato da dietro. Anch'io ci sono. Andiamo. Vai. Dentro, la conquista del West. Ah, arrivano una marea, ragazzi, guardatevi dietro. Ho ucciso quello alla mitragliatrice pesante. Bellissima. Ma quello è cattivo? Io non sto più... Ragazzi, questo fumo non si capisce una ciola. Aia. Sì, questo è cattivo, t'ha tirato sotto il... No, ma l'ho ucciso anch'io. Vabbè, cecchino, va. Niente. Ok, abbiamo conquistato il primo punto. Andiamo al secondo. Sì. Vabbè, merda. Che ci vuole? Ci avranno portato avanti gli respawn, vero? Un pochino sì. Sì. Cioè, no, spero. No, no, dai, stiamo parecchio avanti, No, no, i respawn dico i punti. Sì, i respawn, sì, avevo capito dopo. Se no, dobbiamo rifarci tutta la spiaggia ogni volta. No, che cazzo, no. Ma ce n'è uno a sinistra.
Ah, invece sì. Li hanno spostati. Ah, meno male. E vabbè, dai. Ma mi hanno spaccato la faccia. Anche a me. Hanno ucciso tutti con quel cazzo di aereo. Dovrebbero toglierli, però, gli aerei. Sono vivo, sono vivo. Dai, un giorno avremo anche noi gli aerei. Ma eh sì, però quando noi avremo gli aerei, gli altri avranno le bombe atomiche. Ci romperemo molto i coglioni prima, boss. Te lo dico io. Okay. Come se lo giochiamo con moderazione? No! Come fai a giocare con moderazione questo gioco? Beatrice! F to use! Esigo vendetta! Il rumore però come l'ha fatto bene. Bello l'headshot. Prova a andare. Prova a andare. Ti ho visto fortuna. Gente. No, dai! Ah, ero troppo lontano, l'ho anche detto prima. Dai, però, Sofia. Ok. Vai, Cammy, ti ho liberato la strada. E niente, mi hanno ucciso. Ah, mi hanno ucciso. Ok, ti io sto andando a conquistare. Sì. E provo a coprirti, ma non li vedo. Però dobbiamo essere veloci, perché per vincere dobbiamo conquistarne almeno la metà. No, cioè, almeno tre. Conquistarli tutti. Porca puttana! C'è pieno di gente! Tirano con l'aereo, andate via di... io sto tirando su con il medikit. Perché prendo il coltello e faccio una strage, amici. Vai, ninja! Sembra una buona idea. Sto arrivando. Ah, m'ha sentito! M'ha sentito. Ti ha shottato? M'ha proprio shottato. Avevo poca vita, però m'ha shottato. Ti ha sfiorato. L'ho visto. Cioè, l'ho sentito. Mi ha preso me, però. Dai. No! No, sto vado morendo. Vado a scacciare lo stronzo col mitraglione che vi spara dall'alto. No, sono morto. Sì. Perché... Destino crudele. Ai! Ce ne sono due col mitraglione che sparano dall'alto. Ci sono due. Sì. E male. Ok, ho sgamato quello a sinistra. Niente. Hanno visto lo stesso. Ora serve quello a destra che faccia qualcuno. Ah. L'hai ucciso? Quello a sinistra sì, l'ho colpito. Ah, vado. E se c'ho linea di tiro e nessuno mi spara, lo ammazzo. Cosa vuoi te? Sono morto. Ok, sì, questo è quello che era qua. Ok. Ma a difendersi sono tutti buoni. L'ho ucciso. L'attacco in Normandia ha avuto... Lo sbarco in Normandia ha avuto successo, fortunatamente. Quindi... Beh, alla fine l'hanno vinta. Ok, ci sono io col mitraglione a fare... niente. Veramente per molto poco. Che fai, Kamips? Dice che mi ha ucciso, ma è morto, ma... si è buggato. La morte. Niente, mi si è buggato. Mi sa che bisogna tornare su, perché tornano con il mitraglio. Oh. Ma non puoi aspettare che mi curi e poi uccidermi. Preso. Bastardo, t'ho preso. Lo fanno per farti perdere tempo. Davvero, ma sono bravi, eh. Sanno che mentre tu sei bloccato a curarti non puoi comandare gli altri. Quindi aspettano che ti curi per farti perdere tempo al massimo e poi ti sparano. Spregevole. Sono morto. No, in realtà prima io ho fatto così, ma poi mi sono tirato su e li ho uccisi tutti. Sì. Se sono stupidi, quella è un'altra questione. Sì, no. Beh, se te ne approfitti, guarda che... Sono tattiche pericolose, bisogna saperli usare. Sì, sì. È da pro. Guarda che rompi coglioni quel mitraglione. Mi hanno trucidato. Io sono dai tizi con i mitraglioni, eh. Se solo avessi un cecchino e 10 anni di meno. E un occhio buono. E una gamba di ferro. Niente, mi hanno sfondato. Ce ne sono 3 col mitraglione. 3? Sì, confermo. Una a sinistra, una a destra, uno dietro. Ok, allora. Manco uno sto prendendo. Niente. Ce n'è uno che spara veramente da affanculo. Ma veramente tanto lontano. Eravate voi.
è uno, c'è uno allo spawn, praticamente loro, che ci uccide a chiunque vada lassù. Quindi direi che andiamo a conquistare e basta. Proviamo un attimo. Lo vedessi quello lassù, guarda. Eccolo là. Aia, che cazzo è? Niente. Sono morto. No, mi ha ucciso all'ultimo. Stavo quasi per conquistare. E mi... Guarda, aspettano, okay, che mi alzi e mi fucilano. Oh, precisi come un orologio svizzero, come fanno? Attaccato al... vabbè, l'avete visto. Sono morto. Sono dentro, amici. Cosa? Vedo che... C'è un loro autoblindo. Anch'io. Vai. Sono dentro. Preso. Ah, mi hanno spaccato il, okay, culo. Sono dentro. Preso, muoverti. L'abbiamo preso. Okay, muoversi, sì, andiamo muoversi al prossimo. Ah, mi hanno sparato con il... con il lanciacosi, lo carro Mazinga. Appunto. Oh, l'ho preso, incredibile. Ho preso un altro, incredibile. Dai, Rick! Corri, salta! Vado. Sono morto. No. Signori, dobbiamo salire. Ammazzato. Sono quasi io, eh. Anakin, sono più in alto di te. Ma dici, sono più in alto di te? Ho l'altezza della mia è parte. È finita, so. È finita, Anakin. Sto più in alto di te, dice. Sto più in alto di te. Ma che alto. C'è la congregazione della Madonna? Sium. Ne uccisi 13.000. Sium. Porti la testa. Io mi sono cagato addosso. Mi sono cagato addosso. Perco, ho spaccato il carro, amici. Ho spaccato il carro e l'ho messo dentro al filo spinato e si è rotto. Tutti li ho ammazzati. Ne ho ammazzati 13. Non se ne sono resi conto. Hai visto che congrega che c'è lì dentro? Non sono resi mica conto, sti. Mi aspettavo che fosse vuoto, sono entrato tranquillo. No, ti ho detto c'è la congregazione. Ma sono entrato prima di te, quello problema. Sì, sono entrato un istante prima di te. Oh, brevissimo. Mi sono fatto tutto il giro da dietro io. No. Oh. Che paura. Comunque ci sono di nuovo io. Non vedevo nessuno sparare, pensavo che fosse libero, sono entrato. Sono dietro di te, Rick. Non sparano perché non c'hanno bisogno di sparare. So. Giusto. Perché consumare munizioni? Vai avanti. Sta entrando uno da dietro di loro. Merda. C'è anche uno col mitraglione, no vabbè, non è fattibile. Mi sono salvato per miracolo. Niente. Proviamoci. No, il carro armato davanti. Ma dai, ma basta. Ma va. C'è gente da qua sopra che si spacca i problemi. Che hanno un carro e un... Niente. Ma hanno loro dei... Hanno dei mitragliatori loro... che sono precisissimi e ti one-shottano praticamente. Ma... Sì. Da che... pregredate le cose. Madonna. Ma dai. Ma sta esplodendo di tutto davanti a me. Stanno sparando tutto quello che hanno. Lo stronzo. No, mi... Ma c'è... Vabbè. L'ho ucciso col coltello. No. Oh, oh. Che delirio. Sì. Bello. Ma che burda, ma che cosa sta succedendo? Li hanno arrostiti. Ce ne sono alcuni che sono d'una precisione veramente disarmante. Ma uno che c'ha i trucchi, no? Tipo le aimbot, come lo sgami qui? C'è l'anticheat in teoria. In teoria, ma... Ah, ok. In teoria. Enemy almost one, don't let this happen. Come se potessimo qualcosa. E infatti, nel senso, come se dipendesse da noi. Ma dai.
Uffa. Sono ovunque loro, sono veramente ovunque. Sono ovunque. Io ho ucciso quello al mitraglione, Dove vado? Vado, trovo gente. Hai ucciso il mitraglione? Sì, quello al mitraglione ho ucciso. Ok, io ho ucciso quello accanto al mitraglione. Pappa e ciccia. Pappa e ciccia, proprio così. E vabbè, questi tirano le molotov. Ne ho ucciso uno, ma mi hanno ammazzato malissimo. Ragazzi, rimangono 29 anime. Vabbè, ma merda. 4 anime. 4, e tra cui 4 siamo noi, cioè 3 siamo noi, amici, no, siamo no. Noi. E gli altri sono andati. No, mi sa che continui a spawnare e poi quando finiscono le anime muoiono. Non puoi più spawnare adesso che sono a 0. Ah, sì, adesso non puoi più spawnare perché non so. Non riesco a capire da dove ci sparano. Io non lo capisco. Niente. Ma bombardano, quello è il problema. Stanno sparando con i mortai, stanno sparando niente, con tutto. Ucciso. Morto anch'io. E allora, sei stronzo. Ah, ma c'è gente qua sopra. Pure. Qui sono barricati bene. Ragazzi, siete ancora in vita? No. Sì. No. Bravi. Niente, stavo per entrare. Stavo per entrare. Sì. Ma conquistare il nodo ci avrebbe... Oh, shit. Ci avrebbe dato qualcosa? Boh. Cioè, ci dava altre anime? Sì. Sicuramente, come tutti gli altri. Ma... Nel senso, avendone sprecate più di metà di quelle iniziali sul primo. Mamma mia, che primo... schifo che ho fatto. Però questo era bellino. Oh, Nero Notte 38, GG. Anche Killer 25. Che il buon fra. Io 25. Buon fra 25. E io 19. Beh, poco sopra Cinder. Beh, quello più alto di noi. Cosa volete fare? Vuoi farne un'altra? No, io devo andare, è tardi per me. Ok, allora ce ne andiamo. Vabbè. Sì. Vai. Devo se dire. Vedo... Mm-hmm. Facciamo una partita Wund. Vai. Così, cazzo di. Vai, una così, vai, ci sta. Vuoi giocare anche tu? Tante quello dove devi cacciare i mostri. Quello di ieri. Quello di ieri? No, come si... Ah, Wood! Sì, me la faccio volentieri. Se hanno ci sistemato serve. Il matchmaking, più o meno. Ma in una notte? C'è stato un aggiornamento. Sì, hanno aggiornato. Quindi lo devo scaricare? 20 quindi mega. Scaricare. Ok, 20 mega me lo posso permettere. Okay. Io vi saluto. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. E lo hanno reso anche più stabile come gioco. Sì? Sì. Si deve buggare di meno. Sì, è un pochino... Sì. Non succede la cosa delle resurrezioni importanti dell'altra volta. Ma quindi era un bug conosciuto? Ah, boh, non lo so, però l'hanno risolto, per cui... Ok, ma come fate a saperlo? È stato aggiornamento. Che cosa? Cioè, perché l'abbiamo aggiornato. Abbiamo visto che c'era l'aggiornamento, abbiamo visto cosa avevano cambiato. Ma l'avete cambiato. Giocato da ieri sera? Sì, sì, sì. Alle 7 ci siamo messi e abbiamo fatto 2 partite. Ah, ok, ok. No, è... Non mi tornava il buco temporale. La timeline, sì. Esatto. Comunque a me scatta troppo, Edo. Mi devi consigliare un computer per giocare e basta. Da affittare. Ma che non hai un computer con una 2060? No. Con un 1650 GTX. Ah, no, allora... Che non è per niente male, comunque. Ma a me mi fa schifo il mio computer, come mai? Cioè, non va nulla. Probabilmente ci sono dei pezzi o che vanno in conflitto perché non sa come metterli, oppure se l'hai comprato così è perché appunto si è formattato. Formatta. Ma l'ho formattato 18 volte. Allora probabilmente c'è qualcosa che non va. Anche secondo me. Ma mi dici una... Sì. No, dicevo che l'avevo portato anche da un informatico, ma non sapeva che fare. Ah, quindi è uno dei misteri della fede. Sì. No, sì. Ma ascolta, il mio computer qua a un certo punto, sì, ci metteva tipo 5 minuti buoni ad avviarsi. L'ho formattato, tornato come nuovo. Ma quello è un altro discorso, quello è perché l'hard disk è pieno di merda. No, non c'entra niente,
come diceva Rich, era qualcosa che mi è andato in conflitto, che mi ha smerdato Windows e ci metteva una vita a riavviarsi. Non c'entra niente quello che c'ho, perché io ho un SSD dove ci sta solo il sistema operativo. Anch'io. Allora, che ti lamenti? Non va. Ti posso invitare, Camips? Ah, mi ha invitato? No, ti posso invitare? Sì. Ok. Concesso. Ti ho invitato, Eri, Arrivo. Ah, è vero, c'è questo metodo arcaico del ceppo. Già, il metodo del ceppo. Oh. Ma puoi premere anche tab, senza andare al ceppo. Ah, già, è vero. Mm-hmm. Bah, la tecnologia, ragazzi, fa dei passi da gigante. Incredibile. Allora, visto che stasera siamo in tre, ne scelgo un altro. Ma in realtà, se c'è, se appare per sbaglio l'altro ragazzo dell'altra volta... Heisenberg o Heisenberg. O Heisenberg. Prendo Tuk, perché mi piacciono, sono buoni Tuk. Vero. Parabara, para. Parabara, para. I Tuk. Così. Parabara, para. Ci siete? Ma come mai parapara? Perché sei diventato invisibile? No. Ah. Io ci sono. Vado. Anch'io. Aspetta, prendo le bombe. Ah, ecco chi c'ha quelle cose fumogene. Quello lì tolgono tutta la stamina. Bello. Anche a te che le tiri. No, meno bello. Cioè, non devi starci dentro, a meno che tu non abbia sbloccato il perk specifico che ti dice puoi starci dentro. Non penso di averlo sbloccato. Allora, siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 stronzi, litorale, buono l'arco. Non so se buono l'arco. Questo qui è dove abbiamo perso l'ultima volta, no? Sì. È quella mappa lì. Sì. Perché andavano tutti allora al porto. Allora mi sa che prendo Tuk. Andavano tutti al porto, comunque... ti ricordi, ci facevano il culo. Aspetta, fammi vedere prima. Sì, dai, prendiamo Tuk, prendiamo... Facciamo tanti Tuk. Altro ragazzo, come sta di livello? Ah, è bassino. Vabbè, se era vera la cosa che livelli alti attirano livelli alti. E livelli bassi attirano livelli bassi. Ma se hai il pene di lunghezza media, non devi preoccuparti. Se hai il pene di lunghezza media, hai zero complessi di inferiorità. Anche. Dipende. Com'è la vita per chi ha il cazzo enorme? Ma guarda, ti dirò. Più o meno come la tua, penso. Non lo so, secondo me sotto, a prescindere da come... Ecco, io guarderei... Ora non so se si può parlare di queste cose, di persone che si tolgono la vita. Però vabbè, diciamo, persone che stanno molto male. Quante realmente hanno il cazzo grande di questi uomini che stanno male? Sai che questa frase ti dimostra da una delle due parti dello spettro, ecco, molto chiaramente, diciamo. Sì, no, io, appunto, in senso... No, dico, parlando di Ghostbusters, ti vedo più tipo, come si dice, più tipo il fantasmino verde che il marshmallow gigante, ecco. Ok, non c'è andato molto che bene col matchmaking stasera. Vabbè, dai, un 13. Vabbè, cioè, sempre meglio che 65 di prima. Sì. Ma nel senso, Rick, che sono... piccolo e disgustoso e non grande e no, no 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 no, guarda, no, era semplicemente un paragone per non parlare di lunghezza del pene. Ah, okay, era semplicemente okay. Quello no però secondo me funziona come cosa. Ok, infatti sì, insomma, ci siamo capiti. Sì poi vabbè, lo approfondiremo più avanti questo tema. Sì. Approfondiremo ora non tantissimo perché sai non andiamo in profondità a un certo punto. No, come si gioca? Ma devi gioco? Fischiare. Che è successo, amici? Sei pazzi. È alzato a trottelle. Vaffanculo. Io non mi ricordo come si gioca. R, lanci le cose per distrarli. Con la E dietro li sciotti. Appunto. Col destro c'hai il caricato. Il sinistro l'attacco normale. Con spazio ti pari. Lo shift corri. Con la C ti abbassi. Killer, uccidiamoli insieme. Io a destra e te a sinistra. Ok. Io a sinistra? Parabara, para. Aspetta, sì. Al mio via, cioè. Vai. 3, 2, 2, 1, via. Via.
Bellissimo. Bella. Ok, ora ricordati Kamips che dobbiamo trovare. Minchia, c'è già la chiave, amici. La chiave. Come hanno già la chiave? Sì. Allora. Che non me li fa uccidere? Perché ti hanno visto. Ah. No, non mi avevano visto. Vai, uccidilo. Vedi. Vado a conquistare proprio A. Bravo, amico. Ti sta girando meglio il gioco, Fabio? No. No, davvero? Sì. Ti apro. Non come ieri sera, per favore. Tranquillo. Mm-hmm. Ah! No! Ma che è successo? Davvero? L'hai fatto di nuovo? Sei ma no, ma... Sei no! Merda. Ragazzi, ma si è aperta da sola c'è la porta. Chiave, amici. C'è la chiave. Sta su da sola. Io non ho fatto nulla. Assassino che sei. Non mi fiderò mai più. Ma guarda! Ma sta sopra da... Figaro. Mai. Ah! No, ti hanno ucciso. Mi sei ucciso da solo. No, ragazzi, la porta. Gli sta a fare una roba strana. Ah, ma io non le posso aprire le porte. Eh no, ti servo io, arrivo. Sì, sì, le puoi aprire, porto. No, no, non le posso aprire. Sono ma il no. Monaco. E quindi? Per porte qual intende è? Quelle grosse. I portoni. I cancelli. Ah, le porte, no, i cancelli. Ok. Sei morto? No, però ho trovato quello con la chiave. Aia. Ma mi fanno il culo. Se io volessi scappare. Mi fanno il culo, amici. Hai giù la chiave? No, ce l'hanno gli avversari, ma mi stanno facendo il culo. Arrivo. Sono morto. È morto. Bravo. Ma non preoccuparti perché... No, da chi andiamo? Dalla chiave. Ok, ma andiamo tutti insieme invece di andare ognuno per conto proprio? Sì, sì. Sì, ma okay, bisogna che state calmi perché io sto per fare un'uccisione veramente epica. Perché... Ti vedo. Madonna, che cattiveria, oh! Grazie, Kaiman. Preso! Prego. Andiamo a testare le stronze. Quasi ucciso quella con la chiave. Io vado a pre... Fatto! Con la chiave! Scappo! Non posso correre. Scappo via come se non ci fosse un domani. Robin Hood mi ha shottato malissimo. State attenti che mi sembra forte. Fortezza. Bravo, sì. Fortezza direi anche, sì. No, è dove c'è la camera blindata. Ma capito? Che cazzo sta succedendo? Non ho capito. Devo andare in fortezza, è lì il tesoro. Ok, andiamo in fortezza. È a nord di qui, no? Ce l'abbiamo la chiave noi? Ce l'ho io. Sì. Andiamo allora. Rubata. Aia, mi sparano. Sono scappato. Calmi. Ce l'hai attaccato al culo? Ah, io. c'è tu, c'è il coso grosso. Ma sono in Dove fortezza? Sei? Sì, sono in fortezza. Vengo. Curati! Oh, grazie. Grande. Bravissimi. Sì. No, Bodercine sta venendo ucciso. Dov'è? Chi è Bodercine? Sono in due. Sono in due da Bodercine. Ma chi è Bodercine? È il nostro, mi hanno ucciso. Hanno ucciso tutti, boss. E tu trovi la chiave, vero? Sto trovando la serratura. Secondo me è giù, boss. B0, lo vedo. L'ho scoperto dopo che sopra la mappa B0, sì. Ci sono scritti anche i piani del posto. Quindi adesso mi so orientare. Vero. Vai, andiamo giù. Di qua, trovato, di qua. Trovato, amici. Ah, è qua, trovato. Okay. L'ho trovata. Aspetta, vai. Guarda, questo no. Bravissimo. A posto. Vale. Vado. Ecco. Arriva! Hai visto, vero? L'ho presa! È stata invisibile. L'ho presa. Madonna. L'ho uccisa. C'è anche Little Jones. Se arrivo. Ok. Bella. Madonna. Che animale. Mancato. Dai! Ok. Bella. No, la freccia esplosiva no! La prendo? L'ho visto saltare. La prendo? Sì, andiamo. Che palle. Robin Hood è forte. Andiamo al porto. Molo, che è qui molo. Vicino proprio. Molo. Però difendimi, okay. Ci provo. Ok, grande Fabio.
Che... devi posare e aprire se... Ah no, vero, devi andare verso di noi. Ah, dietro boss, dietro boss, dietro! Madonna, mi sono parato all'ultimo. Madonna, che culo se non te lo dicevo. Ma anche questo è lavoro di squadra. Eh sì, bellissimo. Mamma, oh, c'è il volo, sta trotta. Mantenete il punto A così spawno lì. Sì. No, la... no, mi ha ucciso. No, mi hanno ucciso? No, 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 hanno preso il punto A. No, no. Disastro. No. Disastro. No. Sfiga, ah, eh, lo sceriffo di Nottingham. Boss, tu guarda la chat che io mi si è scaricato di nuovo il telefono. Sì, sì, attento io, non ti preoccupare. Ah, grazie. Lo sceriffo. Ecco perché lo dicevi. Vado a ciappare lo scrigno io. Ma io te la risolvo così. Niente. Porco di... mi sono suicidato. Killer clown, killer Lene, clown. Come hai fatto? Con la granata. Pensavo di superarla in tempo, famiglia. Non l'ho fatto in tempo. Bevo, finisse così. Mi sa che ci hanno spaccato il cubo. Facciamo così, conquistiamo A. C'è un problema. Che problema? Cosa? Che mi stanno massacrando in due. Dove e non sono bravo nelle gangbang. Ok, uno l'ho ucciso. Sto arrivando, Azzurra. Kamips, resisti. Grazie. No, sono tre, sono tre. Aiuto. Difenditi, perria, perria tutta la vita. Sono qui, sono qui. Non so se fare. Ti vuoi curare, curati. Non posso. Grande, arrivo anch'io, ragazzi, arrivo anch'io. Dove sono? Una è venuta nascosta nell'erba. Che l'ho mancata. Ah, sì? L'ho presa. L'ho mancata. È scappato. Ah, l'ho uccisa, l'ho uccisa. C'è lo sceriffo, c'è lo sceriffo. Oh no. Perrialo e basta quando è così Little John comunque. L'ha preso. No, non l'ha preso lo sceriffo. L'hai preso? No, che sfiga, per poco. Aia. C'è il Rominut da qualche parte che non capisco. Ok, no, mi ha ucciso. No. L'ho ucciso. Niente, sono morto. Ah, siete morti tutti e due per chi? Per Little John. Perché sono stupido. L'ho ucciso. L'ho ucciso. L'ho ucciso. Borderlands. Sto arrivando al punto A. Sono al punto A. Eccomi. Ma io posso incularmi lo screen? No, mi ha shottato! C'è la tizia, attenti! C'è la frecciaiola! L'ho visto, l'ho visto. Ma perché ha merda lo sceriffo? È più lontano dal nostro punto. Ma che dice? È accanto, 52 Kamips, metri. Vai da qualche parte, basta che lo posi. Mi apri? Aia! La stronza! Dove sei? Ah, ecco, ti arrivo. Ok, uccisa. Fermati. Clacca la tua sete. Ti apro il portiere. Qua, ragazzi. Vai. Non mi uccidere. Se non rifà il gioco di prima, no. Vai. Sei sicuro, eh? Ma vai a cacare, va. Mi hanno ucciso. Cosa? Sono tutte e tre dove sono morto io. Noi stiamo andando al molo. Non porto, è molo, non ti sbagliare. Vai tu, proteggilo. Sì, Comunque, Little John è ucciso. Porta più velocemente lo screen. Oh merda. Le guardie. Sono state le guardie. Comunque a me non piace nulla lui. Questo... io non so se da solo ce la faccio contro le guardie. È Little John e Robin Hood al punto A. Sono tre in realtà. Ho ucciso le guardie. Dai, ma attento che sono in tre. Sì, difenditi. Dietro c'è la tipa, che sta arrivando alla destra. Oh, no. Quella invisibile. Amici, ho bisogno di aiuto. Ti hanno ucciso? No, però mi stanno massacrando. Io cerco di mantenere il punto qua. Intanto pesto qualcuno. Bravo. Io sto girando il granolo. Sopra, è sopra. C'era l'invisibile. Venite a difendermi, per favore. Ehi. Mi sto cacando sotto. Io c'ho lo sceriffo addosso. Non so se ti conviene che io arrivi verso di te. No, mi ha ucciso. Attento che mi stasse da solo. Sì. Edo. Io? No, Edo. Sono da solissimo. Mi hanno ucciso da dietro, sei solo sì. Te la fai a difendere? No. Non credo. No, il punto A l'hanno preso. Io intendevo il punto A. C'è Robin Hood. E io sto girando la manovella. Ma c'ha una mira Tuk che fa schifo.
Sì, fa cagare col tasto destro, non usarlo. Cioè, usalo solo quando sei sicuro. E per il resto usa l'attacco in forza. Ah, mi hanno visto! Sì. Bravissimo. Non sono stato io, è stata la guardia, mi sa. Ah, perfetto, sì. Sa che ci muoio, amici, sono morto. E vabbè, ora arriviamo noi, poi arrivi te. Un culo, veramente. Questo gioco però servono un sacco le bombe. Gangster Arthur, ma come si fa? Stanno girando loro, eh? Va bene, falli girare. Sì, infatti. Come una bambola. Io conquisto A. E... chi lo uccide Robin Hood là sopra? Io. Quanto vicino. Io vado ad aiutare. Hai ucciso Robin Hood? Amici, si stanno avvicinando alla fine? Come passo però che il molo qua è chiuso? E io, boss, non so come arrivarci in tempo. No, perso. C'è lo sceriffo. Così. È tutto chiuso qua e c'è lo sceriffo buggato dove dobbiamo andare noi. Persa allora. È persa. Non so come passare. No. So. Ok, non prenderò mai più nella mia vita Tuk. Fa proprio cacare. Mamma mia, è bellissimo. Finiamo così, anche se è stato molto triste. O ne facciamo? Disonorante. Io farei l'ultimissima proprio, per dire. Se ce la fate. Per uno smacco al sì, mi piace. Tutto al popolame. Via. Anch'io. Prossima partita fra 16 secondi. Bravo. 21. Bella. La la la. Culi di pane. La la la. La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Pippo, Topolino e tutti gli altri sanno come prendere te. 58, 49, 30. Vabbè, tombola! 19, dai, dai. E adesso 17, quando ci verrà, adesso con noi vecchie. Ci arriverà un 70. Niente, un 30. E invece? La gallina canta. Ma, la ballena canta. La balena. La ballena. La ballena. Ballena. Ballerina. La ballerina balena. La ballerina. Parapapapa. Parapà. Pararara. No, ma ho ripreso Tuk. Non ho cambiato. Allora... sei un pazzo. Perché? Bravo. Pari, bravo, Mipster. Bravo. Perché? Sei stanco, ovviamente. Cioè, sono un attacco in corsa, tasto destro. Poi fai tutte le cose che del mondo proprio. Ho bisogno di giocare ad Isaac per riprendermi. Giusto, sì, perché quello è molto rilassante, soprattutto per le retine. Guarda, quello sì, eh. Io mi rilasso un sacco. Beh, dipende, se muori dopo i primi due livelli, sì, sono d'accordo con te. Vai, Kamips, vai, vai. Bella lì. Dove vado? Lo uccido. Era quello che intendevo. Ah, ok. Stai molto tranquillo, però, perché attenti vengo lì e ti malmeno. Sì, ma a me questo tono così... che fa? Che succede? Chi è stato a ucciderlo? No! No, ci hanno chiuso fuori! Ci penso io! Non mi fido un cazzo di te, però va no, bene. No, infatti. Io fiducia nel Nido zero ormai. Vabbè, sono passati tutti tranne te. Oh, lo sceriffo! Sceriffo! Ma io come passo se non posso da là? Ah, ma è sopra proprio. Sì, ma gliel'ha già presa il tizio. No. Il nostro compare. Ah, ok. Guarda, madonna. Guarnigione. Sì, t'han beccato. Colpa mia. Guarnigione, dici? Guarnigione. E ci sono già dentro, ok. Sono con quello che ha la chiave dentro. Ah, anch'io sono dentro. mi sa che... ok, abbiamo trovato anche la camera blindata. Ah, l'ho trovata, sì. Arrivo. Diga da di. Bravissimo. Che bella uccisione. Posto. Come arriviamo là sopra?
Non ho idea. Io sto solamente esplorando. Se mi tira meglio adesso prendo la cassa. Ah, c'è un nemico e c'è lo sceriffo. Dov'è il nemico? Qualcuno l'ha nemico marcato. Il nemico l'ho visto. Come hai fatto a marcarlo? Col tasto centrale del mouse. Ragazzi, andiamo al ruscello. Col tasto. Cosa vuol dire mirarlo? Gli punti contro il mouse. Essere così preciso. Ah sì. Boss, ti porto un amico. Al ruscello, amici. C'è rovino, c'è John. C'è John. C'è Sean Murray. Ma mi sono incastrato. Non riesco a passare. Ok, una guardia ha ucciso la mia nemesi. Scappo. Oh, ce n'è un altro di nemici cattivi. Ma cosa stracazzo succede? Aia. Secondo tutti. Ho visto una cosa, boss. Mi ha fatto l'uccisione da un piano all'altro. L'uccisione alle spalle. Okay. Piano astrale o... Sì, piano astrale. Allora è normale. No, era il piano fisico, però a quanto pare era il piano astrale. Si sa dove lo porterà? Sergio AD0 mi ha ucciso. Aia. Che male che mi fanno. E non abbiamo via, scappo. Nessun punto. Ok, io ho allertato tutte le guardie del mondo. Bravo, bravo, sempre bravo. Buono. Diglielo che Mipstube è arrivato. Un potere maggiore. Ho perso di vista. Per una maggiore conoscenza. Anch'io. Serve una maggiore. Ce l'ha tu che là. Quello lì. Ah! No, aia, mi hai fatto male. No, non è carino, Sappilo, non è carino. Ragazzi, state molto attenti. Ma c'è qualcuno tu, Fabio? Ah, minchia, sei lì dallo scrigno. Portamelo qua. Come faccio? Merda! Deve passare! Deficiente. Mamma mia. L'ho portato, però. Quello almeno. Vero. L'ho ucciso, infatti, grazie. E abbiamo perso tutti i nodi? Grazie, boss. Sì, abbiamo perso tutti i nodi. Comunque ce l'ha l'arciere lo scrigno, Vabbè. Non ho frecce, però. Eccolo lì! È lì. Bravo. L'ho preso, ma non ho più frecce. Ti do una mano, allora. Vado a picchiarlo a mano. A posto. Ha funzionato, andiamo. Ento! Ah, che cazzo! Aiuto! Non so se sopravviverò. Mi sono messo male. Ci stiamo rincorrendo. L'ho fatta io. Ho preso lo scrigno, amici. Ah, dietro. Merda. Riprendo lo scrigno. Vaffanculo. Ah. Non riesco a... Che cazzo sta? Scappo via, faccio prima. C'è il nostro compare, lo scrigno. Il nostro compare Angelo. Okay. Sì. Sta andando al ruscello, sta andando. Sì. Senti che ci sono gli stronzi. Sì. Ok, ho ucciso il... Merda. Non vedo una sola, amici, è tutto buio. Siamo veramente lontani dal punto... Io mi sa che ci muoio. Dove stai andando, Mipstube? Ok. Vabbè. 40 NPC, ma uno come deve fare? Porca troia. La passo là fuori adesso, gliela faccio vedere io. No, mi ha ucciso un NPC. Vaffanculo. Che rabbia. E l'hanno infilato. È finita? No. È appena iniziata. No, però non potete attaccare tutti insieme, è inutile. Non abbiamo neanche punti per respawnare. Andiamo a prenderci prima
5. Ma vado... No, uccido prima un po' di gente. Qua gli do fastidio, tanto che... Che almeno okay, non... Ci sono anch'io, Io vado a prendere chip, però. Vai, ucciso Robin. Ah, oh, si è parato. L'ho preso alle spalle. Grande. Vai, vai, arriva, l'altro. Arrivo. Dove è andata? Ma ho ucciso dietro. Non so dove sia, non la vedo. L'ho vista io. L'ho presa. Però non so se riesco a ucciderla. Aia. L'ho uccisa. Okay. Grande che ha conquistato C. Amici, sono da solo. Eccolo, boss. Non so se ce la faccio, però. Attento che c'è il cecchino qua, Cerco di... L'ho preso il cecchino. Sono a ruscello, no? No, ci muoio! Ma che culo che ci ha sparato a caso ma ha beccato me. Sì, già. Ci l'abbiamo perso, vero? Mm-hmm. Sì. Ragazzi, difendetemi, sto tirando su. Ci provo. Ma non, io non ti... Sta arrivando anche lo sceriffo in Nottingham. Secondo me non conviene tirare su. Hai ucciso Tuk. Ma vai, tira, tira. Che tanto i soldi li sta arrivando! Comunque, aiuto! Non... Ci sono, boss. Sì. Ok, l'ho presa. Okay, l'ho uccisa. Ok. Grande. Ok. È proprio pochissima vita. Quindi... Vai, continua, continua. Ah! E c'è... Mi sono salvato all'ultimo. Ce la fai? No. No. L'ho pirriato! Ok. Vai, vai, lo stiamo riempiendo di botte, boss. Ce la però... possiamo fare. No. Morto. Porca la troia. Sono troppo. Aspetta a respawnare. Vai, respawna ora. Sì. Sono morto. Hai riconquistato C? Stavo tirando su. Dobbiamo correre. Correte, correte. Io non sono ancora spawnato. Che altro il nostro compare altro dovrebbe aiutarci. Ma non lo farà, sappilo. Lo vedo abbastanza... potente. Aia, quasi. Aia, merda. Che gli hai fatto? Gli ha spaccato la faccia. Aia, come... Aia, hanno fatto a me. Ok, gli ho preso. Lo faccio esplodere. No, ti ho salvato la vizia. Avevo un altro naso prima di stasera. No! Ok. Vai, l'ho ucciso, boss, l'ho ucciso. Non ho vita, però appena mi prendono è finita. Vengo anch'io. Sono morto. Appunto. Da dove? Non lo so, non ho avuto tempo di vedere. L'altro ragazzo comunque è in. Continua a spawnare nel nostro coso centrale. C'è qualcuno scelta. Qui vicino, c'è un Robin qua intorno. Sto arrivando, amici, eh. Faccio da isca, allora. Sono spawnato dal punto sbagliato, porca. Tendendo che c'è lo sceriffo, Hai ragione. Ah, è arrivato cosa? Due sono. Li hai marchettati te? No, si fanno vedere da soli se... Tento dietro! Tardi, dietro. Tardi. Hanno fatto la combo. Ma ho ucciso uno. Che ogni volta che moriamo c'è sempre più tempo prima di rinascere, vero? Non lo so, sai. Ah, merda da dietro. Dai, ma il sono tutti non... sono tutti sul forziere, amici. Sono anch'io. Boss, stai attento, gioca la difensiva, non andare a rompere troppo il cazzo. Cerca di non farli girare. Tira le bombe quando girano. Sì. Aspetta solo quello. Sì, che le puoi fare esplodere. Ok, l'ha presa. Cosa? L'ha preso il sovrintendente Charper. Ah, ok. Ma mi sta uccidendo Cenerino qua, aiuto. Piace che soprannome che hai dato a tutti. Non riesco. Stanno estraendo la bomba, la bomba. No, mi ha preso coso. No. Lo vedo. Ha preso il sovrintendente Skinner.
Andiamo, vado Kaiman a cagargli il cazzo, sì. Non abbiamo molto tempo. Bombe. Nulla. Ho esatto. Zero tempo. Io appena posso arrivo. La sarà dura. Stavo prendendo C. Non... Ok, sono entrato C all'ultimo. Che culo. Non è vero! Porco demonio. Eh no, ti ha fatto spawnare comunque a fanculo, sì. Perché? No, non morì. Non muoio, non muoio. Dove sei? Ti sono nei cespugli che uccido la gente che ti insegue. Lo so, lo so. La sto prendendo. Arriva Cenerino, attento, Kamips. No, ma... Ma porca puttana. Ma dai, da dietro. Ok, hanno vinto. Sì. Se non arrivi adesso, killer, posso, non tira la bomba, la bomba. C'è il resistenziatore di bombe vicino, se non ce l'hai, prendi. Ok, ho ucciso il loro giocatore. Ok, ma... Però non ce la fa. Mi sì, è meglio se ti nascondi e usi la bomba. Nasconditi. Quando nasconditi. Loro vanno in due, tiri una bomba e poi li uccidi quando sono sparpagliati. Non ho la bomba, questo è il punto. Ma c'è un dispenser. C'era il dispenser lì. Io. Comunque stanno vincendo, se non li fermi. Sì, bomba io. Ora. Bomba adesso. Bravo. L'ha preso! L'ha preso il sovrintendente! Che culo! Bravo. Però amici, muoio se non venite a darmi un'assistenza. Non è che facciamo apposta. Vado su C oppure no, Kaiman? No, no, andiamo. Ho periato! È sicuro, eh? Sì, sì. Okay. Vabbè, è già tornata anche quell'altra. Ma come devo fare io? Boss, stai vabbè. Difensivo, siamo tutti e due qua. Esatto, vieni qua. Ti inseguono? Sì. No. Vabbè. Ok. Arrivano. No, Bozzo ce l'hai dietro. No, mi hanno fusato da dietro. Ho preso. Sono fuori. Bah. Ho preso la tizia, boss, sta arrivando la tizia. Con poca vita, però sta arrivando. No, ho fatto ucciso in tempo a vederla, sì, no, ho fatto in tempo a vederla. Ok, io ho ucciso Little John. Sì, il quarto non sta facendo niente. Sì, in effetti stiamo giocando 3 contro 4. Ma va, sì, no, sta girando nella città, ma non conquista nulla. Si gira per la città e non uccide nessuno e non conquista nulla. Ce la fai Ria, sì, è troppo frustrante come ultima partita, effettivamente. Stanno estraendo. Noi abbiamo giocato anche abbastanza... Niente, ha conquistato B. Ma perché B? Di tutte le cose che puoi conquistare. Oh. Corri, Kamips. Ok, ci sono quasi arrivati. Interrompi. Interrotto. Non è vero. Sì. Sì. No, se no, riesci... cioè, mi ha fatto esplodere. Dio, ma sono in tre. Sono in tre. Oh, un po' meno sono di tre, sa. Merda. Vai, boss. Interrompili. Non so se ce la faccio. C'è la bomba, no? Allora, niente. Mi ha fatto... Morto. Kaiman. Stati. Che, ce l'hai le bombe? Sì, ma sono troppo lontano. Ce la fai. Per qualche ragione hanno stoppato. Hanno smesso, sì. Perché c'era un NPC. Ah, c'è lo sceriffo. L'ha ucciso tutti e due lo sceriffo. Ma ah, no, c'è ancora la tizia. Presa. Cazzo, tenete sotto controllo, voglio prendere C. Lo so, sono un testardo. Presa. Ok, ho preso... Non c'è più nessuno qua. Tira su allora, okay, se riesci. No. Oddio, sì, prova. Io sto arrivando. Io gli sto rubando C. No, sta arrivando Little John, attento. Rick, sta arrivando Little John, Lo so, ce l'ho okay. Sotto tiro. Appena comincio a tirare su, l'ho uscito. Io sto arrivando. Provo a uccidere Little John, No, io Little John. Volta. Io ci sono. Attento dietro, Kaiman. Ho ucciso Little John? No, perché non me la fa fare? L'ho fatto io. Ah, ok. Attento dietro. Ma me l'hanno fatto subito anche a me, per qualche motivo. No, mi ha preso il sergente. Non so che cazzo sta succedendo, non vedo niente. Ah, ma questo è un... io. Ma questo è un cattivo. Abbiamo perso. No, ci sono sempre io. Ah, ok. Andiamo su Angel Shot. Ora. Fatto C. È riuscito a conquistare C il tizio. No, l'ho preso io. Figurati. Boss, non da troppo lontano, Sono qui. Sono lì sul fuori. Stanno armeggiando. Lo so. Ok, tornato. Attento a destra.
Non sono riuscito a farlo evitare. Ok, sì, l'ho sparato da lontanissimo. Ma che muoio, sono morto. L'ho ucciso. Madonna, che sofferenza. Ne sta arrivando. Sta arrivando Little John da te, Mipsy. Capo. Bravo. È incazzato. Aia, aia, mi massacra, mi massacra. Sto arrivando, Sto arrivando a te, Kamips. Difenditi in qualche modo. Te lo ammazzo. Col Perry. Colpendolo. No, fermateli. Ci provo. Fermato? Sì. No, te l'ho ucciso all'ultimo. Ma stira su, ah no, c'è il sergente, Dio santo. Mi ha preso il sergente. No, boss, porco. Però c'è Angelo. Angelo, okay. Che cazzo fai, Angelo? Povero Angelo, gioca la console. Persa? No, ci sono anch'io. Madonna, che sofferenza. Niente. Ragazzi, bisogna sempre aver CC. Non c'è niente da fare. Avremmo vinto. Ri? Ce n'è due. E non riesco a farli tutti da solo. Che cazzo. No. Peccato. Ci ho provato, ne ho ucciso un sacco. Ci credo. Peccato. Vabbè. Secondo me abbiamo sbagliato. A parte che si giocava in 3 contro 4. A parte che si giocava veramente in 3, sì. Ma cosa lo scassinatore, il borseggiatore? Ma vai a fanculo. Ha fatto solo quello. Che infame. Vabbè. Che infame. Se premete tab c'è il segnapunti. Comunque, non fa più fare. Uno di noi doveva rimanere in C tutto il tempo, fisso. E infatti era buono quando c'eri tu in C. Perché loro rimanevano sempre indietro, almeno. Vero. E poi ho notato che il respawn aumenta di 2 secondi ogni volta che muori. Bravo, che hai analizzato le cose. Oh, io vorrei fare un'altra, però nel senso, ragazzi, che voi... Fermatemi. Non lo so. Io, ragazzi, io sa che vado invece, perché domattina... 10, sì. Però domani, quando torno al lavoro, ci sono Rick, se ci sei. Volentieri. Anche tu, Mipsy, anche se che tu lavori. Io solo la sera. Vabbè, comunque, buonanotte a tutti, grazie. Buonanotte, grazie se stai online. Buonanotte. Ah, siamo sempre in live, me lo sono anche dimenticato. Ci vediamo domani alle 21.30 con Tannenberg. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao.